Gianni. Oi. Mi senti già? Ciao. Ah, c'è il microfono muto, non so se ti mi senti, però vedo che c'è il microfono muto. Ma guarda chi c'è qui. Solo che non sento Buonasera. niente. Mi Tutto muto. senti? Mi senti? Come tutto Mutismo proprio. muto? Ma c'ho le cuffiette apposta, sto Nulla. Tu parlando. senti? Sì, Io senti. Sì, sì, sì. E sì, sento. Tu non mi invece io senti? non sento niente. Come mai? Alza Ma il volume. niente proprio. Alza il volume. Guarda che deve essere colpa tua, eh. Aspetta che chiedo qua. Voi sentite, eh? Ah, siamo già live. Siamo già live, Gianni. Ah, non mi sente. Vabbè. Non sentivo Dharma però. Non Non mi senti? Ma siamo già live già? sentivo Dharma però. Molto strano. Aspetta, mi tolgo le cuffie. Adesso. Mi senti? Uno, due, tre, prova. Aspetta, magari. Ah, io però sentivo meglio con le cuffie. Le ho trovate e funzionano anche bene. Peccato che... Ecco qua. Ecco, Ma mi senti adesso? così dovrebbe essere un po' meglio. Fammi Almeno riprovarmi con le credo, sì, cuffie. no? Solo che non sento sempre Dharma, perché non sento l'audio, cazzo? Boh, mistero. Sto in pigiama. Porca puttana, ogni volta è una cosa nuova qua. Mi sono messa solo la maglietta di sopra, non scende, sai che mi metto i pantaloni di Aspetta, sotto che forse fanno devo live. cambiare. Sono in pigiama, con gli orsacciotti. Boh. Ok. Sì, adesso sento. Mi Boh. senti? Sì. Oddio, oddio. Come si dice? Mossi. Oh, ma siamo già live, scusami. Non Sì, l'avevo visto io su sì. YouTube. Allora, ciao, Assolutamente. buonasera YouTube. Buonasera agli iscritti di Gianni. No, YouTube vaffanculo. Qua non si dice buonasera YouTube, buonasera, bella gente se vuoi. Bella gente, buonasera. YouTubers lo posso dire, o devo dire di streamers. No, YouTube vaffanculo, sta bene insieme le due parole proprio. Sì, invece che fuck you, fuck YouTube. Eh? Esatto, fuck YouTube. Sì, però io non ti vedo, quindi cioè, non Come non mi vedi? vale così. No, io vedo solo il simbolo del flash. Ma veramente? Ah ah. Oh, porcaccia la miseriaccia. Già. Oh, porca Ma è scritto che, cioè, che puttana. No, non è qua dice friendly. che va bene, che è tutto a posto. Ma Boh, loro ti adesso vedono? vedi? Neanche adesso. Adesso sì, adesso ti Hola, vedo. bon. Buonasera, Molto più alto, eccoci qua. buonanotte, buonasera, buon tutto. Ah sì. Praticamente, adesso aspetta che vedo il furatillo, anzi, Sì. vediamolo insieme. Vai, vediamolo insieme. Vediamo Furadillo a che punto sta. Sì, ovviamente senza audio, no? Sappiamo già. Perché la presentazione Eccolo dello qua. schermo senza audio. Vabbè. Ah, ok, giusto. Giusto, giusto. Bene. Adesso gli scrivo che c'è il coso là. Cioè, video dentro video. Sta spiegando. Ecco qua, gli scrivo così.
Mi metto il linkamento. Mostra, nascondi, mostra, dai. Bene. Allora, Bene. sì, live dentro nelle live dentro Sì, nelle. sì. Fantastico. Allora, io direi che possiamo. Mamma, mi sto incasinando con questi schermi. Allora, questo lo chiudo perché ormai gli ho messo il link a posto. Fine. Questa è la mia. La valle. L'hai messa Allora, apposta. qua sulla destra c'è la mia casa che ho scelto di prendere. E qua sulla sinistra c'è una strada bianca. Tu, qua dove ci sono io, c'è una strada sempre bianca, laterale della strada bianca, che va alla mia casa, diciamo, media, perché non è quella dove voglio andare a crepare. Ara? Ara, mamma! Oh! Anche mia mamma c'è. Ciao mamma di Gianni. E niente, praticamente quando qualche benefattore si farà vivo e offrirà un bel po' di 1.000 euro a mia mamma e lei venderà la casa, io posso, che abbiamo a Trieste, non ci serve più, e io posso venire qua. E niente, detto questo, partiamo con il discorso, perché io stasera volevo parlare di quello che. Mi sono reso conto che parlare della Terra, no? Degli Illuminati, no? Della scia chimica addirittura, un po' troppo, perché Sì. uno per alzare la testa e guardare e vedere che c'è la nuvola lunga e stretta e che si allarga durante il giorno e diventa cielo bianco anziché azzurro come era di mattina, più o meno di sera, e che non guardi tutto il tempo così, allora non ti accorgi, no? Prima è riga, No. poi non è più riga e va. Si dimentica, no? Come gli attentati, il giorno dopo c'è il calcio. Ah! Allora così, Sì, ma magari più che possiamo. altro, cioè, uno a vederle, notarle, non è che puoi fare qualcosa, anzi, magari ti fa venire l'incazzatura a No, vedere infatti comunque non il puoi clima fare niente, cambiare. però puoi renderti Esatto. conto. Renderti conto, sì. Cazzo, quello là sì, Renderti conto. almeno renderti conto. La maggior parte della Quello. gente non si rende conto, non solo non si rende conto, ma proprio ride. No? In realtà, perché anche qua c'è una differenza di visione. Io non ho sentito forse due persone in questi anni che diciamo ho alzato un po' la testa, un po' di più del solito, perché già ce l'avevo alta, dirmi, diciamo, confermarmi quello che pensavo io. In realtà, tutti quanti vogliono fare il risveglio, non è, il risveglio è tuo. Mica devi aspettare sul Giusto. balcone che passi la rivoluzione, allora ti unisci, no? No. Perché social. Tu devi farlo, se non lo fai Assolutamente. tu. Viene da dentro, puoi farlo anche in mezzo alla società, appunto. Poi ovviamente il top è uscirne fuori come hai fatto tu, però comunque è un modo di essere, di vivere, di pensare, uscire da tutto questo. Quello è una conseguenza che viene dopo tante cose. Cosa? Uscire fuori dalla città? Io vivevo qua. Anche mentre stavo a Trieste, per esempio, ma la mia mente era qua, non qua, in un posto simile a qua. Ecco, Sì, ti capisco. Pietro, yuhu! Buonasera, Piero. Cala il microfono, Ah, Pietro. raga. Devo abbassare il Almeno volume. di metà. Metti le Come? cuffiette. Almeno di ancora un po', perché sennò lei è bassissima. E Sì. a me rimbomba tutto. Gianni, mi fai un favore? Dimmi. Chiama Bot Marley e fargli mettere il link della live nella mia chat. Ah, e no, può agire solo nei posti dove è E moderatore. allora fallo tu, prendi il link della live e mettilo Ma nella l'ho già chat. messo. Nella mia? Sarà andato su, però l'ho già messo. Rimettilo, dai, Ah, così. e mettilo, dici tu. Vabbè, proviamo a fare sta cosa. No, nel senso, Ah, ecco Allora, rilinka. il puratillo. Ah, no, ma non si può. Ciao, Non si può. Dagmar, Non si può perché wow. Buonasera. Piero, non si può perché Buonasera. hai finito la trasmissione, non c'è più la chat. No, come ho finito la trasmissione? Stai Stai ancora facendo trasmettendo due sul live tuo? contemporaneamente. Sì. Infatti già se tu mo
ci linki la tua live, io posso chiudere qua così i ragazzi passano, no? Ah, ok, vabbè, allora torno là di nuovo. Se no... ho visto l'altra volta quella di Dharma che si sentiva sola e possiamo fare anche noi così un po' a cazzetto. Sì. Ma già chiacchieravate? Come? No, già stavate chiacchierando? Più o meno, dai. No, stavamo zitti. Muti come dei pesci. No, stavamo dove dicendo cazzo della... l'ho messo? Comunque, ragazzi, questo è il discorso Q. Ne riparleremo, fate le vostre ricerche, secondo me è interessantissimo, è importante, quindi è pure importante conoscerlo. Speriamo che arrivi il link, perché se no l'avrei messo già in descrizione, già, però... Ma guarda che sulla tua chat c'è un 3-4 persone che l'hanno messo. Per sì? Guardi, sì, ho appena letto. Grandi gli iscritti. Ma io l'avevo già messo, solo che si sarà perso nei messaggi. No, l'ho visto. Grande. Grande Ernesto, no, Maria Cristina, grazie. Oh, ragazzi, le donne. Spero che continuiamo la chiacchierata di là. Siete grandi, spero vi prenda l'interesse verso questo argomento più, così ne riparliamo meglio tutti insieme. Dai, ci vediamo di là, raga, alla prossima, a presto. Come di cazzo che parlavi? Live clamorosa. Di che parlavi, Piero? Di Q e non. Ah, ecco, no, avevo cliccato su cosa e non cambiava la telecamera. Porca puttana. Ok, a posto. Dharma, che proprio te ne ho parlato ieri pure a te, no? Sì. Ho detto, se vuoi abbassare ancora un po' il microfono, Piero, così io posso calare le casse e sentire meglio Dharma. Metti le cuffie, Piero. Ecco. Sì. No, ma non è quello, è il microfono troppo alto. Porca puttana, vi dico le cose, voi... No, dai! Resercio, il microfono... caso, per il momento fai come ti dico, no? Se cali il microfono un po', porca la puttana... Gianni, non ce l'ho il volume del microfono. Non cominceremo mai, no? Mia mamma poi deve andare a dormire, a parte che lei fa tardissimo, molto più di me. Oddio... Comunque, io... No, perché a te ti sento fortissimo e Dharma pianissimo, per cui se tu abbassi... A me mi senti piano. Detto che lei non può alzare. Ah, ma devi portare perché il microfono là... Sì. Meglio così. Tu stai un po' più lontano. Però, tanto non devi... Ah, devi leggere, sì. Allora allontana il microfono. Ma sì, dai. A bassa voce. Oh, ecco. Tanto, sì. Che me ne dimenticherò tra un minuto. E praticamente dicevamo che non mi ricordo a che punto eravamo, però niente di tale. Ah sì, facevo vedere dove, te lo faccio vedere anche a te, dove perché ce l'annulla in celeste e il condividi in bianco, geniale proprio. Qua andrò a vivere io, presenta a tutti. Qua è la prossima casa, è questa qua sulla destra, qua c'è una casa che non vi faccio vedere, vi faccio vedere solo questo, che è praticamente quello che si vede dalla casa. E ho trovato così. Io a un certo punto, quando ho visto arrivare una bolletta elettrica, tanti anni fa, parecchi, non so, sarà... 15 anni fa più o meno, stavo già in quella casa a Trieste, proprio una merda dentro nel cemento. Era anche nella media una bella casa, però cioè, in realtà era una specie di secchio di cemento. E tra l'altro, tu paghi, non paghi la casa non è tua, no? La casa è di chi l'ha fatta. E la prova di questo è il fatto che se tu hai un appartamento al decimo piano, al terzo piano, buttano giù la casa, non è che il tuo appartamento rimane là sospeso nel nulla perché è tuo, e allora viene giù anche il tuo, e fine, al limite ti danno un po' di soldi, quanti decidono loro ovviamente, cioè in pratica decidono tutto loro. Partiamo dalle basi, perché essere un bravo cittadino, onesto, eccetera, cosa vuol dire?
vuol dire dare, se hai una ditta, il 70%, quindi tre quarti di quello che guadagni, allo Stato italiano di merda, nel quale in cambio non ti dà un cazzo di niente, se non il fatto che i servizi, quei pochi e schifosi che ci sono, devi ripagarli di nuovo quando ti servono. Perché se fosse che uno, io ho sete, allora viene uno dello Stato italiano di merda e mi dà la bottiglia così, non solo, me la mette anche in bocca, mi leva il tappo, poi me lo rimette e la rimette in frigo, allora io gli do anche tutto, tutto, perché tanto ho tutto, che cazzo mi sei... Però ti tolgono tutto e non ti danno un cazzo, quindi non so, io cosa altro aspettate? E la rivoluzione non è fare i terapeutisti che non esistono, cioè, è una cosa inventata dalla televisione, chiunque la ripete è un coglione. E in questo periodo sono poeta. Comunque sì, è vero, la vera rivoluzione è uscire dalla società, dall'oppressione della società, dalla schiavitù. È nella testa, sì. Non è, cioè, non è nell'azione che fai. Esatto. È nella testa, perché poi in tutte le azioni che fai, quel ragionamento c'è in tutte, e se lo fai in tutte capisci che tutte le cose che fai, quasi tutte, sono prive di significato in realtà. Sì. Sono dei metodi per farti perdere tempo, nel frattempo la tua vita passa, basta finito. Poi però sì, diciamo che passiamo la vita a lavorare per pagare cose che avremo gratis, come la maggior parte dell'energia, e non ci sarebbe bisogno di condurre comunque le vite così a testa bassa per pagare cosa? Per pagare cosa? Io ho sempre seguito molto la cosa di mio padre, che mi diceva, perché effettivamente è anche vero, che praticamente non... ti accorgi, ti sembra anzi, che sei tu... giusto e tutto il resto è sbagliato, di solito sei tu sbagliato, che è una cosa che non credo solo mio padre mi diceva, tutti lo dicono, la società ti dice così, nel senso che devi essere uguale agli altri. E già qua mi sembrava una cosa un po' strana, anche perché io vedevo gli altri, certi li vedi in faccia, proprio hanno lo sguardo nel vuoto, che se guardi bene dentro negli occhi vedi il colore del muro dietro, quindi quelli là io non sono uguali a quelli là, capito? Sono un po' meglio, forse, spero, cioè non meglio io persona, perché io sono convinto, tuttora sono convinto, credo che lo sarò per sempre, che chiunque è un fenomeno potenzialmente, solo che se tu fai il muratore, lui fa l'elettricista, io faccio, che ne so, il cartolino, non sapremo mai un cazzo di delle nostre capacità. Quello la scuola ci pensa, Gianni. Non le scopriamo in qualche nostro hobby che abbiamo il tempo di fare, perché anche il tempo deve avere, non solo l'hobby. Sì. Sarebbe bello. In realtà la scuola ci pensa. Nessuno ce l'ha. La scuola, col metodo di educazione, non ci fa individuare il nostro talento, no? Non ci fa individuare. Dovrebbe pensarci a farlo invece, no? Esatto. Ma infatti la scuola lavora solo su un emisfero del cervello, quello della ripetizione, quello di imparare a memoria, di ascoltare il comando, non sul lato della creatività, perché appunto una volta che stimoli la creatività automaticamente ti viene la passione per creare le cose, la passione per qualsiasi sia il hobby che ti piace, che sia lavorare il legno, che sia lavorare il ferro, e lì può sorgere veramente una comunità comune dove ci possiamo scambiare i nostri mestieri per vivere tutti bene, dove ogni artefatto è il migliore perché è stato fatto dalla persona con più talento, con tutto il cuore. Con il cuore, perché adesso appunto mio nonno me lo dice sempre, che tipo una volta compravi una cosa e ti durava, ci durano tuttora i tavoli, i mobili, erano tutti fatti per durare, e quella è la vera economia, creare qualcosa che duri. Invece adesso appunto compri le cose dall'IKEA, perché pure noi non abbiamo mai soldi, quindi è normale che da comprare un tavolo di legno così da 1000 euro, un tavolo d'IKEA da 100, dici parco due, magari risparmio di parecchio e me lo faccio andare bene. Sì, tra l'altro c'è anche da dire una cosa, io ho rilevato che questa cosa esiste, ma più ti allontani dalla città, meno esiste questa cosa qua, e più la cosa è fatta per durare più della tua vita.
Sì. Ma dipende quello... da chi l'ha fatto, perché gli artigiani ci stanno alla fine, magari non tantissimi giovani purtroppo, però perché appunto noi ci ritroviamo sempre a fare i cassieri, a fare gli operai, a fare questo, a fare quell'altro, perché appunto ci ritroviamo a 18 anni che pensiamo sicuramente non ai mestieri, ci hanno insegnato solo a ripetere, a ripetere, a ripetere, a 18 anni uno ripete, appunto mette i numeretti sulla cassa. Tra l'altro è anche invitato a ripetere, perché l'obiettivo qual è? Prendere la borsa di studio, essere il più bravo della classe, prendere molto bene come prendono altri, tutti gli altri, ma però a te la maestra ti mette anche la stella, vuol dire che hai ripetuto perfettamente dalla prima all'ultima lettera. Se lo fai, infatti la maestra come fa a capire se uno ha copiato o se ci ricorda perfettamente a memoria? Perché in un caso becca 0, nell'altro becca 10. In realtà ha fatto la stessa cosa, copiare e ricordarsi a memoria è la stessa cosa. Se ricopi quel foglio invece che una volta per scriverti gli appuntini, avete mai notato che quando ti scrivi gli appunti per l'interrogazione basta che li scrivi 2 o 3 volte e sì, poi non sai più memoria. Che guardi il foglietto, perché se non sei completamente rincretinito da altre cose te lo ricordi. Te lo ricordi anche se sì. Non vuoi, una cosa che hai scritto tu, te la ricordi, non so cazzi, non puoi mai più dimenticartela. Io mi ricordo cose che ho scritto tantissimi anni fa, anche per... Beh, non tutto, però. Sì, se sono cose importanti te le ricordi, ovviamente quelle di scuola non le ricorderò mai. Neanche io. Neanche ma poi, visto che Dharma pare che tu ne sai un po' più di me, no? C'è questa necessità di farti... impegnare su materie che tu non hai, di cui tu non hai il minimo interesse, ti portano a dover raggiungere lo standard, no? Quella è pure un'altra criticità. A scuola dici? Sì. Io diciamo che sono stata molto fortunata perché l'elementare... Piero, per favore, puoi abbassare anche un po' il microfono, oppure allontanarlo, gridi troppissimo, e per sentire Dharma sicuramente mi viene l'eco del tuo ritorno. Allora, dicevo... il microfono, anche io lo voglio uguale. Va bene. Grazie. Dicevo che io sono stata fortunata perché le elementari dove va mio figlio c'ha una maestra fantastica che gli piace fargli fare uscite didattiche ai musei, e a castelli, insomma, della zona romana, quindi sono abbastanza soddisfatta di queste cose. E poi è normale che ci stanno le materie che a lui non gli interessano, non gli piacciono, che appunto è la ripetizione proprio, perché comunque un bambino creativo si deve esprimere. Io infatti lo mando a scuola modulare, così non si deve fare il tempo pieno tutti i giorni, perché, cioè, poraccio, alla fine, come io non voglio lavorare 8 ore, perché lo devo mandare seduto 8 ore? Ma scusa, per esempio, ecco, questi esempi pratici qua volevo avere, queste due testimonianze mi piacciono tantissimo per questo titolo che c'è oggi. Cazzo, avete due vite che toccano punti che io non ho mai voluto affrontare, proprio per fortuna non ho figli, eccetera. Non che sia una cosa brutta, anzi, voglio specificare che ritengo fermamente e sinceramente che avere un figlio potrebbe potenzialmente essere per il 99% la cosa più bella del mondo, perché hai ti cambia la vita, ti cambia la vita, una specie di coppia. Sì, no, un cazzo. Non ti cambia proprio un cazzo la vita. Sì, se lo fai con successo, ti rovina la vita. Se lo bisogna avere il coraggio di dirlo, perché la tua vita non ce l'hai più. Mentre invece, scusa un attimo, ma è normale che studiamo per 3 lustri? 15 anni di studio, ma che cazzo c'è da studiare? Poi se guardi cosa abbiamo studiato il 1861, il 1969, la luna e tutte queste puttanate qua, non era vero un cazzo. Abbiamo buttato via una botta di anni a studiare cose che ci hanno inculato e che adesso uno con l'altro ci denunciamo, maestra, e ti segnalo e ti denuncio, e questo, quell'altro, i tribunali, gli avvocati, ancora di più, non solo, gli avvocati, sì. L'avvocato, chiami il mio avvocato,
il mio avvocato. Se lo sapevo che lo chiamavo, io ho chiamato un altro. Individuale. Andate a leggere cos'è lo Stato italiano e cosa siete voi, perché l'avvocato è una persona che non ti dice che gratis potresti fare a meno di lui e fare un lavoro migliore, certo, oltretutto. Ma non te lo dice. C'è chi ha portato, c'è chi ha portato a fare i documenti, insomma, la della legale, non della legale, certo, rappresentanza, ma proprio i documenti legali. Altre persone che dicono: Madonna santa, preferisco che li fa qualcun altro, perché comunque non, sì, è proprio facile. Sì, anche perché ti hanno convinto che sei una nullità. Sì. Con, sì, la roba, sì, che siamo minuscoli, ma non, cazzo, sì, sì, probabilmente, sì, non è vero. Con la roba inadeguati che... sempre. C'è un numero nello Stato, no? Di inadeguatezza. E non arriviamo. La gente, ma secondo me il crimine non è che ci sia questa impostazione, ma è che la gente non dice un cazzo e subisce e dice: boh, mettimelo più dentro. Cioè, ma questa è la realtà, signori, perché qua se non nessuno fa niente. Sì, lo sapete chi ha fatto qualcosa? I pensionati, che sono tutti in Tunisia e in Portogallo. I, sì, vecchi, i coglioni, i giovani, opla, ma anche noi giovani, anche noi giovani dobbiamo uscire. Come, secondo te, secondo me la soluzione migliore è quella che sei riuscito, insomma, ad avere te nella tua vita, cioè comunque allontanarsi e cercare comunque di vivere senza la necessità di non vorrei dire la società, perché comunque l'uomo va in branco, quindi non può stare proprio da solo, però comunque senza la necessità della schiavitù alla società. Diciamo, no, ma pure costretto a vedere pure questo senso di non, vuoi, non è bellissimo autoefficienza, no? Perché se tu ci rifletti, certo, se tu ci rifletti, se domani se ne va la luce, tra due giorni finisce il cibo al supermercato e qua moriamo, sì, tutti, sì, di fame, sì. Ma calcola che io secondo me, nella mia ipotesi, illusione, illusoria. Ma se ne va il sole o la corrente, intendevi? No, secondo me la corrente, quello che faranno. La corrente, 5G, sì, la luce. Per me può andarsene. Sì, vabbè, sì, però il problema è che se ne andrà di botto, tutti i supermercati chiusi, tutte le banche chiuse, la gente impazzirà. Quindi secondo me sarà caos, perché nessuno può ritirare soldi, nessuno può comprare da soldi. No, no. Ma se manca la corrente, che cazzo servono i soldi? Follia. Vabbè, ma le persone, la prima cosa che vanno a pensare, sì, sarà, sì, quello. Sì, il bancomat non funziona senza corrente. Oddio, hai i soldi. Però io volevo riflettere sul discorso che, se ci riflettiamo, dipendiamo dai padroni, perché ci siamo un po' dimenticati come gestircela noi. Sì, è vero. Ma non possiamo da soli, una persona non può vivere da solo, cioè nel senso puoi, sì, però comunque è una comunità che rende, l'uomo va in branco, appunto, in tribù, non abbiamo motivo per escluderci l'uno quelle dall'altro. Quelle sono le alici e le pecore. Davvero? Davvero lo pensi? L'uomo perché non è in appunto branco, un cazzo. Secondo me sì, no, anche perché appunto io non lo so cucinare. Più sono vicini, più si fanno casino. Il mio vicino a 300 metri. Magari no, qualcuno. No, praticamente è soggettivo. Tanto è un'abitudine. È però, se avessi persone che la pensano come te. Perché siamo nati qua. E questo è il normale. E rimuovere una solo parte che per te è la normalità, per poter giudicare è difficile. No, però il concetto, come dice Dharma, noi comunque abbiamo bisogno della comunità, di stare insieme ad altre persone, a stare insieme a, non comunque. Ma tu intendi come appartenenza? Anche come collaborazione, giusto, Dharma? Ah, ecco, perché come tutto, sia collaborazione sia come appartenenza. E mo vi voglio condividere uno studio che ho condiviso proprio ieri o oggi, non mi ricordo, sui topi. Allora, hanno messo dei topi dentro delle gabbie, un topo solo, scusa, hanno messo un topo dentro una gabbia, gli hanno dato l'acqua con una sostanza, non lo so, cocaina o eroina, e un'acqua semplice. E lui andava sempre dalla prima. Lui andava sempre dalla prima, ovviamente, e in poco tempo moriva di overdose. Hanno proseguito l'esperimento, hanno creato un luogo, cioè un parco giochi per topi, con topi maschi e topi femmine, e questa volta sempre con le due acque, i topi
non andavano a cercare l'assuefazione dalla sostanza. E quindi questo studio penso che sia abbastanza importante per far capire che noi abbiamo, perché è la noia, la solitudine, nel senso, secondo me sì, noi siamo fatti per stare in branco, ma non proprio vicini vicini, cioè nel senso io a casa mia, tu a casa tua, però due chiacchiere uno le deve scambiare, mo perché abbiamo Ah, cioè, internet. sì, assolutamente. Ecco, dire in branco suona un po' troppo animalesco. Avere i rapporti umani, avere i rapporti umani Sì, no, è. chiaro, chiaro. Claro, rapporti umani. Adesso abbiamo internet e possiamo scambiare idee, ma se non ce l'avessimo, perché appunto ci tagliano tutto, comunque abbiamo bisogno di nostri simili, di comunicare, di creare insieme, di appunto scambiarci opinioni. Penso che sia la cosa più salutare del mondo, vivere. No? Certo. Ma io, la prima persona che ho conosciuto quando sono arrivato qua è stato Boris, che è un vecchio di 70, vecchio, 70 anni, però sembra un cinquantenne un po' avanzato, perché corre su per il monte dietro le capre per prenderle, una per una, poi torna giù, poi torna su, poi torna giù, poi torna su. Dai. E lui praticamente, io parlo pochissimo sloveno, una cosa ridicola, e lui la stessa cosa, anzi no, ancora meno, niente di italiano e niente di inglese, sa un po' di tedesco che io non so, e austro-ungarico, però sono 3 anni che parliamo, non so come cazzo, infatti il mio vicino mi ha detto, ma scusa, come cazzo comunicate? È Però bellissima questa cosa, perché appunto non abbiamo bisogno di parole. è la voglia di parlarci, cioè Sì. vogliamo comunicare e ci riusciamo. No, cioè Vero. non tutto puoi mostrare questo o quello, devi dire anche un colore o c'è qualcosa, cioè, non so come facciamo, però diciamo per Bellissimo. un buon 70% ci capiamo praticamente bene. Sì, Ma perché alla pure di fine le più. parole sono vibrazioni, quindi alla fine, anche se non è la stessa lingua, penso che più o meno uno. Non lo so, non voglio entrare in campi troppi spirituali, però alla fine uno le cose le percepisce, cioè anche Sì, ma quando uno poi. sta zitto le percepisci cosa sta Sì, è pensando, vero? vero. Non comunichiamo solo con la voce, oltre a questo, Esatto. Ah, ma quindi. tu Boris, l'hai visto Pietro, no? Mi sembra Boris. Lo L'abbiamo vedi, incontrato per Grigio. strada, ma non. Ah sì, è venuto a casa, Sì, sì. è venuto qua. Gli abbiamo fatto il tè, il Sì, caffè. Il caffè gli ho bravo. fatto. Ci hai parlato Sì. pure E te, Pie? lui Eh, sa sì, a tutto. gesti. Sì, Dai. ovvio. E sa tutto, tutti nella valle lo conoscono. Lo conoscono come uno un po' pesante, che sei vecchi, no? Però cazzo, tutti lo rispettano. Sicuramente lui mi ha detto dove andare a prendere i legni gratis, cioè non quattro legnetti che posso prendere qua intorno nella mia terrettina. Che tra l'altro voglio informare tutti che uno dice: Ah, come hai fatto? No? In realtà, se trovavo subito questo posto, non mi sarebbe neanche servito niente di soldi. Però all'inizio mi sono serviti un po', no? Perché all'inizio ero in un'altra casa, un po' più in là, che è una merda totale, bellissima, sembrava bellissima, no? Poi non funzionava la stufa, dentro faceva anche d'estate quando fuori erano 40 gradi, era 22, tipo, che battevi un po' le brocche. E praticamente era una merda. Inoltre il padrone, diciamo così, è che tu affitti per 6 mesi, gli ho dato 2.000 euro, praticamente quello che pagavo a Trieste Mazza. quando pagavo l'affitto, e glielo ho dato là perché comunque era una casa fantastica per me, non ho, cioè via del cemento, qualsiasi cosa era fantastica, anche la galera Sì. era Beh, fantastica. Ecco. la galera è di cemento. La No, sì, ma galera non devi fare un in cazzo, non legno, devi in andare a legno. lavorare, non devi fare niente, no? Caghi, mangi Gianni e la chiede ammorti. green, io la vorrei green. Per cortesia Sì. ci vado, ci vado. No, e praticamente dopo girando, cioè, perché è tutta una coincidenza. Cazzo, è tutta una coincidenza. Gli ultimi. Comunque, già l'hai fatto l'orto? Sto facendo, ma è dura perché a parte che piove sempre, cioè, sotto caso, 15 gradi, maggio, quasi giugno, e piove 15 gradi. Cos'è il riscaldamento globale? Un'altra cosa per il culo? È colpa di No. Greta. Se l'è gufata Greta. Sì. Greta Marionetta. E Maledetta. quindi dicevi come sei arrivato a questa casa, che alla fine mi sa che non me l'avevi mai detto. Allora, L'hai no, perché comunque. trovata e sei entrato? Sì, stavo ancora pagando La là.
Però no, ti dicevo che è stata tutta una concomitanza concatenativa di coincidenze, che a un certo punto sei un cazzone se li chiami coincidenze, vuol dire che non hai capito un cazzo ancora e continui a non capire un cazzo. La coincidenza cos'è? È una cosa che ti succede quando dici oh cazzo forse arrivo tardi, arriverai tardi, e quando dici ma stavolta secondo me mi va di culo, ti andrà di culo probabilmente se ci credi. Ovviamente se ti metti la sveglia sul telefonino, sull'orologio, quello, che l'orologio è come una manetta, la cravatta è come un cappio e il telefonino è come una cosa che ti frigge la patata o le tette o i coglioni, cioè proprio te lo metti addosso da solo, ma è il massimo. Io avevo sia cravatta che orologio che tutto quanto una volta. Adesso il telefonino sta lontano, lontano, se mi serve lo vado a prendere. Lontano da me. In ogni caso, praticamente, che cacchio volevo dire? Ah, sì, stavo pagando sta casa e ho detto, bom, adesso che ho accumulato tutta la legna, anzi ve la faccio vedere perché... Dai, facci vedere la legna. Facciamo l'hai vedere. L'hai messa tutta ordinata. Ah, ma adesso ho capito come funziona sto hangout. Rimane una merda, però ho capito un po' di più. Dai. Rimane una merda totale. Allora, vediamo. Io avevo preparato così, no? Ero anche abbastanza contento. Stavo taglieggiando, eccetera, eccetera. Bim bum bam, col mio patatone, bellissimo! Che figata di camper, bravo. Quando l'ho visto, non c'ha, non c'ha la seconda, però insomma, è bello. Laterali. Non c'ha, come non c'ha la seconda? Fai prima terza. Laterali. Sì, io l'ho guidato, fai prima terza. Dai. Sì, dopo un po' impari a metterla. Questo qua è una figata per spaccare la legna. Gira, wow, pienissimo con un motore di lavatrice o col trattore e praticamente punti elicoidale che gira e tu avvicini appena il tronchetto e lui lo apre, no? Perché va dentro è conico. Sì, sì, bello, figo. È una figata. Ma quando l'hai trovato? No, no, questo qua è vedi che qua il pignone per il trattore. Però penso che puoi attaccarlo anche elettrico. No, ho trovato, era lì, ma vicino a condizioni, però probabilmente era di qualcuno, no? Non si è sicuro, non lo carico in furgone. Comunque io carico la linea qua. Non sia mai, Gianni. No. Per esempio, no, non sia mai, non si ruba. Si ruba, sì, sai dove? Al comune, alla regione, allo Stato. Culano, non solo, quelli che... Ma manco loro si meritano il tuo il karma, bravo, nel senso, ma chi se li incula? Bravo, c'hai bravo, bisogno io, di loro. Io. Poi è normale, se trovi una cosa per terra, è normale che te la prendi. Se li inculi esempio, tu? Non mi servivano, perché avevo già una. Perché non sento più l'audio? Di chi? Uno, due, tre, ah, sì, prova. Andate via un attimo. Praticamente non mi serviva, però un giorno passo qua a Nuova Gorizia, che Gorizia è come Berlino, no? Una mini Berlino col muro in mezzo, e da una parte c'è una metà della città, dall'altra parte l'altra metà che si chiamano Nuova Gorizia, e quelli di Nuova Gorizia chiamano Gorizia Stara Gorizia, che vuol dire Gorizia vecchia. E praticamente guardo vicino alle immondizie, che io guardo sempre vicino ai cassonetti, perché per esempio il computer che sto usando adesso l'ho trovato vicino ai cassonetti, per dire una, poi il monitor che sto guardando adesso l'ho trovato sotto, vicino ai cassonetti. E mi sono rinnovato 8 anni fa. Guarda, io mi ricordo quando stavo in Olanda, che ho abitato lì per un po', e lì facevano per quartieri, e ogni giorno della settimana un quartiere aveva la giornata che mettevano fuori in strada cose da buttare. Sì. Utili, e quindi ti facevi giri e trovavano la televisione, tutte mobili e tutte cose comunque che la gente voleva buttare, però insomma è peccato buttare certe cose. Qui in Italia no, si butta tutto e poi passano gli zingari e te lo rivendono al mercato da altre persone. È così, non è si vero. Può più dire zingari, no? Si può dire? Ah, scusa, non sapevo. No. Cioè, te stai bestemmiando di parolacce? No, bestemmiando no, però. Ma io lo dico apposta. Io lo dico apposta perché non si può, eh. Qua allora zingaro. La mia piccola, qua c'è la mia piccola morosetta nuova, la motosega, che servirà per fare tutte le tagliazioni. E questa è la vita. Questa bravo, è vita. Bravo. Questa è vita. Io, sono d'accordo ci sono con stato, te. Quindi so esattamente... Sono stato pure là dove hai fatto la foto del furgone, già sopra la montagna, o no?
Sì, in quella strada là andavamo ancora. Adesso l'ho svuotata, wow. Non c'è più neanche un legno all'interno. No, siamo arrivati. Ma è bellissimo quel posto comunque. Spettacolo. Questa qua, quando sono arrivato, la casa aveva questa catasta di legni, che vedete non è proprio il massimo della qualità, perché saranno là 10 anni, 5 anni, e quindi li ho bruciati per quello che riuscivo e fine, adesso non c'è più un cazzo. Questo vuol dire benvenuto a tutti. Ce lo dici con l'accento giusto? Dobro. Io bro. Ah, dobro dosti. Io. Io bro, motherfucker. Dobro dosti usè. E questo è il nome della città dove ero, però scritto in cirillico, in russo. E poi ho fatto una sega, avevo questa sega di mio padre, era elettrica però, e l'ho messa sul coso, così abbiamo potuto tagliare la legna, basta disegnare il tronchetto, gnion, gnion, gnion. E qua c'è il mio amico col furgone pieno, e qua, visto cosa c'è scritto? Quello è il tuo furgone, io pensavo che ci avevi messo il letto dietro. Research. Oh, ecco, oh, la terra non è piatta, Gianni. Oddio, ti adoro. Potrebbe non essere piatta, ebbene sì. E praticamente, tornando al discorso principale, io avevo preparato un bel po' di legname. Solo che l'amico della casa ha pensato bene di darmi una casa con la stufa col camino tappato, e quindi praticamente il fumo veniva dentro in stanza. Ah, e quando è venuto settembre, che io stavo ancora pagando l'affitto, 300 euro al mese, figlio di puttana, maledetto schiavo, e gli ho mandato una foto con scritto 7 gradi del termometro esterno. Lui non ha detto un cazzo, e allora praticamente sono rimasto fino a dicembre contro la sua volontà. E poi è venuto a dicembre, che io avevo, e nel frattempo ho detto cazzo, adesso sì, intendo la caparra, no? Da settembre a novembre sempre, eh? Poi sono rimasto ancora un mese perché gli ho detto guarda, sei talmente un coglione che io resto qua e sta attento di non fare troppo lo stronzo perché io resto qua per sempre e dopo ti prendo la casa, vuoi vedere? Lui è andato fuori, ha chiamato perché c'erano bollette del riscaldamento. Lui voleva che pago la corrente che ho speso per riscaldarmi e la stufa non funziona, ma stiamo scherzando. Gli ho detto sta attento che io ti prendo la casa, vuoi vedere? Allora lui è andato fuori e ha telefonato alla sua morosa che è avvocato, no? Con la quale io mi pulisco il culo sinceramente, e infatti è tornato dentro e ha detto ebbene allora possiamo pagare noi le bollette. Brutto coglione. La sua morosa gli ha detto che è vero quello che gli ho detto. E poi ho magari i modi già tuoi. Io l'avevo rivedere, però. Io l'avevo detto di fiducia, però ci ho beccato perché non solo l'Italia, cioè in Slovenia c'è la stessa legge che c'è in Italia per usucapioni, residenza, domicilio e tutte queste altre cose che delle quali se non sapete niente vi invito ad andare a vedere un attimo che ve la prendo, sì. Questa pagina qua che ho fatto apposta quando sono andato via dall'Italia di merda. E andatevela a vedere. Un altro indizio, Dharma. Parte Italia. Andatevela a vedere perché contiene delle informazioni importanti. L'indirizzo è fb.com/sovranità individuale. Importante, sì, la sovranità. Sì, perché ti dice delle cose di te. È importante viverla prima di appunto fare tutto il percorso burocratico. È importante capire bene cosa vuol dire essere sovrani. Di burocratico io non ho fatto niente. Sì, un passo. Ho fatto alla volta. Solo cose realmente esistenti. Comunque, se posso condividere la mia, io in realtà mi sono trovata dalla parte opposta in cui stavi tu. Quindi io avevo affittato casa mia a una coppia. E non mi stavano più pagando l'affitto, non mi stavano più pagando le bollette che appunto gli hanno addirittura staccato la corrente o mi sembra appena dopo sono riuscita a farli uscire e non volevano andare sì, via, la ragazza aveva ti ricordi? La ragazza aveva appena partorito del secondo figlio, quindi io mi ritrovavo senza casa mia perché io avevo deciso di trasferirmi in Olanda appunto. Vabbè, un macello, insomma, non li potevo andare via, poi il ragazzo è morto annegato e se ne sono andati, insomma. Miseria. Sì, Lago di Vico ogni anno si prende un amico. E quindi sì, non è facile né per chi affitta né per chi è affittuario, insomma.
Perché poi appunto i buffi li ho dovuti pagare io, i mesi, mentre lui non mi pagava il mese, io lo dovevo pagare da un'altra parte. E 1.600 di corrente alla fine sono arrivati a me. Io infatti credo che sia piuttosto logico e penso che nessuna democrazia debba essere contraria al fatto che ogni essere umano abbia diritto a una casa e il cibo, di base. Assolutamente, ma perché abbiamo bisogno di un terreno? Poi la casa ognuno se la costruisce come gli pare. Abbiamo bisogno di un terreno per coltivare, perché ognuno di noi appunto ha diritto di avere il suo cibo, o se non è collettivo, ma è Teoria. privato, appunto. Quindi il terreno è fondamentale. E invece no, ci mettono uno sopra l'altro, appunto, in questi palazzi e No, non il si fatto è può. che ci sarebbe te terra per tutti, però come C'è un dicono i sacco di cittadini, terra, c'è vero? un sacco, c'è solo una piccola percentuale del mondo occupata. Sì, ma Cioè, sono infatti tutti dicono raggruppati sempre, ma come se ognuno veramente si fa la casa deficienti. dove vuole, allora cosa? Allora staremmo bene, ecco. Sì, Potremmo esatto. forse forse riuscire a realizzarci, forse, perché non è sì. detto, eh? Cioè, come ho scritto nella Perché? descrizione del presente video, non è sufficiente cambiare città, allora risolvi i problemi, anzi te ne No, crei no. altri, perché se non sei cambiato dentro qua, Sì, sì, cambi sì. solo città, lingua, Sì. È usanze, negozi, orari. vero, è vero. No, il Ma cambiamento infatti. viene da dentro, appunto. La sovranità la si vive tutti i giorni. Quando dici, vabbè, io pure che non ho la patente, non me ne frega niente perché ho la macchina e non mi serve un pezzo di carta che guida in giro. Cioè, secondo Io me è nel sovranità. 2016 ho fatto un bel tour, lo sanno Carlo e anche Dharma, lo sa benissimo, proprio fregandomene altamente delle trenovie, di tutte le cose, mi possono mandare le multe, anzi se mi Sì. arrivano i foglietti non penso perché sono irraggiungibili ormai, però per esempio quando sono arrivato qua, le prime cose che qua che funziona la stufa, le prime cose che ho usato per accendere la stufa sono, come dicevo la Dharma l'altra volta, le cartelle, quelle da pagare entro questa settimana, quelle entro il mese. Ho usato tutta la carta, brucia benissimo, eh? È una figata quella carta, Sì, non è posso confermare, anch'io ho usato quella carta per bruciare, le accende, cartelle brucia. dell'Equitalia, sì. Piero, Sì. arde che è un piacere. È Sì. una goduria, Ah, a dir volevi dire poco, ha il suo qualcosa, mi sembra, fascino. Piero. Ma hai detto qualcosa già? Se volevi dire qualcosa tu, mi sembra. Sì, io visto che mi era tornato in mente, no? Riguardo il sovrappopolamento, che è evidentemente un altro hoax, no? Sì. Sulla Terra c'è Totalmente. spazio. C'è Cioè, un sacco di spazio. tra l'altro, Sì. chi decide il sovrappopolamento? È come i malati di ipertensione. Ieri non eri ammalato, oggi la soglia invece che 110 è 90, sei ammalato. Cioè, lo È decide chi? vero, è vero, è vero. I parametri li Basta che aggiornano guardi sempre. chi decide. Andate a vedere, perché sono cose che diamo per scontate, no? Come i diritti umani, quante volte l'abbiamo detto nella nostra vita prima di sapere che cazzo sono e certi non lo sanno ancora adesso? Però esistono. Non è che è una cosa, ah, è un modo di dire. Non è un modo di dire, cazzo. Esistono, sono stati ratificati dallo Stato italiano nel 1977, dopo 11 anni che la Corte dei diritti umani internazionali gliel'ha chiesto, dopo 11 anni che c'è un figlio in 11 anni, ne fai anche due o tre. E l'Italia nel 77, dal 66 al 77, dove adesso ratifica. Ovviamente i diritti umani, in quella pagina che vi ho detto prima, le trovate tutte queste informazioncini. E fagli stampate, lo stampate, perché alla fine sono un paio di pagine, pagate 20 centesimi e avete a portata di mano i vostri diritti e li Vabbè, i diritti umani conoscerete. sono un Il paio di umani, persone. umani. La Sì. ratifica dello Stato italiano con la legge 881 sono 47 pagine. Solo Il discorso, l'articolo già per 1 ha una semplificarlo, pagina. no? E diciamo che i diritti umani sono leggi comprensibili, semplici, dirette, che poi ogni Stato ha Esatto. reinterpretato in sottoleggi, levando sempre di più, diciamo, la possibilità di riavvicinarti alla prima, ma le prime stanno sempre là.
Sì, quelle di base. I diritti, quindi, diciamo, valgono sopra le leggi di ratifica. Sì, sono sopra lo Stato, esatto. Però... Quindi diciamo che la ratifica nazionale dei diritti umani è proprio al limite, no? Punisce, perché dopo devono specificare che puniscono la persona giuridica, tutte queste finezze. Certo, anche, certo. Anche l'Europa ha ratificato, è ancora peggio. Hanno ancora peggio perché sono stati proprio sottili. L'Italia ha aggiunto un casino di parole, robe, sanzioni, altrimenti, questi altrimenti. E invece l'Europa no, ha usato come? Semplici come i diritti umani originali, cioè che l'articolo 1 ha una frase così e basta, track. Ogni Dio umano, essere umano ha diritto a non so che cazzo, adesso non mi ricordo, ma perché io ho il mio diritto, non è che devo leggerlo da qualche parte, ho il mio diritto perché mi ricordo che nessuno di noi, se non qualcuno di voi forse mi dirà sì io, ma non credo, nessuno di noi ha deciso di propria spontanea volontà di aderire a questa società di merda. No, io no, io no. No, se fosse un sogno, perché l'altra volta parlavamo, se fosse un bel sogno, allora dico buon dormo, frega un cazzo delle cospirazioni, se sono vere, se non sono vere. Tanto è bellissimo, ma è una merda! Sì. Sì, vabbè, è quello che ci creiamo, perché secondo me uno riesce anche a crearsi i propri spazi, cioè per forza, perché sennò uno si ammazza da solo psicologicamente, quindi comunque è una merda, però ci sono anche tante cose... che possiamo fare per comunque continuare a vivere di cuore. Sì, però sono cose di questo tipo. Sì, sì, troppo di quel tipo. Qua, creare, l'umano secondo me è creato qua, e deve creare. Questa qua è l'antenna satellitare che il mio amico ha installato. Lui non abita come me a 600 metri, lui abita sul cucuzzolo del monte a 980 metri. Guardate dove punta l'antenna satellitare. È appena venuto il tipo a mettergli la posta. Non è scorta. Secondo voi dove punta? A casa tua, Gianni. Informo che sua mamma è una di quelle che guarda le telenovela, quindi non può stare neanche mezz'ora senza il TV satellitare. Satellitare, vi ricordo. Satellitare. Dove punta quell'antenna? No, no, non c'è da ridere. Secondo no, sì, fa ridere, fa ridere. Guarda, allora, se vuoi ti posso dare entrambe le risposte, perché un globista ti direbbe, beh, la Terra è curva, quindi io in qualsiasi punto dell'orizzonte, punto, in qualsiasi punto dell'altezza, dell'azimut, io comunque andrò prima o poi a toccare lo spazio. Ma questo anche non è neanche troppo congruente, visto che non sarebbe il percorso più breve e sarebbe anche punto di maggiore rifrazione, perché... va a capire appunto che ci sta tra quel pezzo e la fine della stratosfera. Comunque, niente, troppo lungo. Comunque punta al ricevitore, ecco, la risposta breve e facile. No, ci manca, sì, perché lui è più alto del monte dove c'è il ricevitore per quella valle. Quindi è ovvio che punta in basso, però ci manca un tassello. Secondo me, perché io ci ho sempre pensato a questa cosa, poi chiudiamo questa parentesi qua penosa della Terra. ma ci manca il fatto a cui questa antenna punta, con chi parla e come. Io non credo che c'è un'antenna che va allo spazio, c'è un cavo oppure c'è un'antenna che punta dritta da qualche altra parte. Io credo, però dato che è qua vicino a me, io andrò a vedere e a fare un reportage. Sì, dai Gianni, grande. Attendiamo il tuo reportage con ansia. Comunque Gianni, se vuoi risparmiarti la fatica, ha spiegato tutto Galuppini alla conferenza. Ah, guarda, mi guarderò la conferenza. Sicuro guarderò la conferenza. A parte che ho già fatto un paio di esplicativi di come penso di quelle, cosa penso di quelle conferenze, la chiamiamole così. In ogni caso, vi faccio vedere una... questo qua è... una stanza che ho trovato piena di legna già tagliata a 25 per la stufa. Wow, che culo! E praticamente dopo, un attimo dopo, era così.
L'estate dopo è già bruciata tutta, ne ho messa un po' qua sulla sinistra, ma praticamente quanto bruci d'inverno? Quanti metri cubi? Una botta davvero? Di roba. Io quando abitavo in paese, in montagna, ne bruciavo circa 6 metri cubi all'anno. Beh sì, è tanto comunque. Una cantina piena. E questa qua è la strada che per andare a casa mia. Io abito qua dietro questo monticellettino qua. Bello, quando c'è neve, bellissimo. Queste sono le sorpresine che trovi. Ho provato a vedere i puffetti, ma non ci sono i puffetti. Però trovi così, robe così, degli austriaci, fatte, degli austriaci, e che il mio amico Boris dice austriachi, e quindi dico. Questo qua è Fener, il bellissimo Fenerone, che tra l'altro fa lotta col suo fratello per trombarsi la madre. E, sì, veramente. Per il territorio, e ogni volta vengono dentro un po' più distrutti, senza un pezzo di orecchia, si ammazzeranno, sicuro. Però adesso ho sterilizzato la madre, quindi è lei, non hanno più l'oggetto della contesa. E trovi queste vasche qua, sono vasche che sono un po' di foglie, ma andrò a toglierle via, così possono venire a bere, no? Si ferma l'acqua. E possono venire le bestie del bosco a bere, che bello questo. Quelle erano le vasche per fare la canapa, cioè per fare i tessuti di canapa, comunque per lavorarla. È simile, però è molto sul cucuzzolo del monte, quindi non penso sia per quello, penso sia proprio per le bestie l'hanno fatta. Oppure qualche trincea di guerra, qualche magazzino. Eh sì, perché dalla zona tua già c'è tutta questa costruzione di muri qua dentro la collina. Qua è guerra pura proprio, che bella questa. Bellissimo. Questa qua è sul cucuzzo del mio monte, andando giù del versante dall'altra parte, cioè, diciamo, in questa zona qua c'è Caporetto. Ta-ta-ta, Caporetto, 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 siamo andati a farci far la pelle. Questa è la mia preferita. E tra l'altro in questa zona qua, in questa valle proprio qua, si sparavano fra fratelli, perché c'è il confine in mezzo alla valle, in un versante ci sono i sloveni e l'altra parte gli italiani, e molti sono imparentati, quindi praticamente si sparavano fra amici. È una cosa veramente fuori dalla grazia di Dio. Dio, non so se esiste qualche Dio, questo è il mio indicatore di vento. Dai... Ma la toilette ci sta già? E qua si fa... No, non so se c'è... Questo è bellissimo. No, non mostra niente, però è bellissimo. Darma, l'ha mai vista la toilette? Di Gianni no, non l'ho mai vista. La migliore. Proprio. Anche questa mi piace. Sembra un'antenna 5G. Ah, allora, volevo farvi vedere una presentazione, perché così prendiamo il discorso dal punto di vista giusto. Che ho preparato. Allora, la gente non vuole sapere la verità, perché non vuole i propri sogni distrutti. No. È vero, okay. È vero. In realtà è così. No, qua dice, le persone non vogliono sentire la verità perché non vogliono le proprie illusioni. Sì. Vabbè, illusioni, sogni. Sì, sogni, sì. Utopie. Praticamente ci facciamo informare dai giornali, quelli ci dicono che ci sono i parassiti, i quali non sono questi. I parassiti veri sono gli amici di quella che c'era prima, poco fa. Sono quelli in giacca e cravatta, i parassiti. Esatto. Vabbè, non per generalizzare, però io nei lavori che ho fatto, quelli che avevano la cravatta avevano sempre più difficoltà a pagarmi. Ok, quindi hai fatto un'indagine, no? Ho fatto un'indagine. Diciamo che si può generalizzare. Mia mamma può confermarlo, in qualsiasi momento è venuto, mi sembra anche un paio di volte sono venuti dei clienti da noi tanti anni fa, quando avevamo la ditta di vendita di condizionatori d'aria, che volevano senza fattura, no? Per l'IVA, quella. E dopo mi ha detto, sai, sono finanziere, possiamo fare senza fattura. Ma i finanzieri solo c'erano. Che bastardo. Io rosico su ste cose, perché comunque, cioè, i finanzieri ti possono veramente far culo, pure in macchina se ti fermano non c'hai. Ma magari era una trappola, O magari era una trappola.
Ma comunque, questa è l'aperitivo, una cosa che io non ho mai capito, sinceramente, anche perché non bevo alcohol, non... cioè da quando Come non avevo bevi sembra, alcol? 12 anni. Vero, vero, non gli Ma piace. no, quando siamo scesi a Napoli hai Ma bevuto? vabbè, insomma, perché bevevi anche tu, tutti bevevano e allora ogni tanto, sì, ma sai cos'è? Mi piace bere una cosa che non come birra, che devi bere 10 birre per avere qualche effetto. Perché cosa bevi la birra? Perché ti piace? A me Ma mi fa schifo. sì, perché ti piace, non è per No, no, l'effetto. Una bella davvero. birra fredda Fa d'estate, cagare la d'inverno. birra. Ma non è La vero, birra è i gusti. 99% di acqua, Sono gusti. 95% di acqua, 5% di alcol e un po' di puzzetta di qualche tipo dentro. E No, basta. dai, Per già fare certe birre questo, buone, cioè, buone. allora, dovevo fotografare perché non ci si crede. Però la mia amica che sta a Gorizia, praticamente hanno davanti a casa dei bidoni giganti con dentro pieno di bottiglie di birra, bottiglie di vino. Praticamente si portano a casa chili e chili di vetro, acqua per avere un po' d'alcol, ma sparatelo in vena, no? Se proprio Allora, sei addicted. calcola che al mercato a Roma, io che abito vicino a una piazza che fanno il mercato tutte le mattine, puoi prendere il vino sfuso. E Sì. quindi, cioè, ci stanno. Cioè, se la gente, alcuni sono deficienti e prendono, continuano a prendere quello non sfuso, però quello sfuso ci sta, è anche più buono. Ah. La birra sfusa, vabbè, alla spina, però devi andare ai locali, costa pure di più, Si chiamano insomma. vinerie, Cin no? Spaccio vini. 5 euro per una birra, insomma, magari è buona, l'IPA, quello che ti pare, però. Oh, 5 È euro sono tanto, è 10.000 tanto. lire. Non so se Ma di stai quella scherzando? artigianale costa un botto. Ma Certo, troppo, certo. infatti, troppo. Sì. Quindi si Però è può buona. ammettere. Ecco, qua praticamente questa percentuale aumenterà sempre di più. E il fatto Ma è che meglio, buona. Ma poi anche come per esempio campano? Questa pure è una cazzata. i Come gilet gialli in campano? Francia, no? Hanno fatto tutta quella protesta, ma per avere cosa? Qualcosa dal governo chiedono. Cioè, la gente può anche fare la rivoluzione, ma se dopo non sa che cazzo fare dopo, cosa fai? Sì. Voti un altro partito? O fai un partito a gilet gialli? Sì, come Ma gli altri dopo. guarda, io da quello che ho capito da qualche canale francese, che non parlo proprio bene francese, però anche quella è stata molto inscenata, quello che ci hanno passato a noi in Italia, comunque, come sempre, ogni news, notizia da fuori o anche da dentro, per esempio a Roma, se mi parli, guarda, è successo questo sulla Prenestina, io te credo, però non ci sto, non posso verificare, Eh potrebbe sì. anche No, benissimo non essere vero. poi adesso ci sono stati iniettati, anzi, vi sono stati iniettati questi simpaticoni Sono che praticamente si aggiungono a quelli visti poc'anzi, che brindano, non quelli che brindano, no, sono quelli. ultimamente già ho visto Salvini attaccare, tipo postare su Facebook immagini di immigrati che menavano i poliziotti, immagini che menavano ai vigili. Quindi Mazza. c'è, ultimamente c'è un fomento ulteriore riguardo sta cosa. Se hai una sfera di vetro chiusa e gli metti dentro, oltre che i grilli, anche qualche cavalletta, qualcosa succede, no? Cioè, se Sì, ma metti l'hanno due o tre creato partiti loro di l'odio, vetro hanno creato diverso. tutta questa situazione. L'hanno Esatto, bravo, anche fatto tutto loro. secondo me. Hanno proprio fatto tutto loro, creato l'odio e creato queste divisioni. Ma infatti, ragazzi, la politica. Obiettivamente è ridicola, che c'è poco da discutere, eh. Sono solo chiacchiere, si contraddicono Sì, oramai, i però chiaro, pregiudicati io non comandano, volevo parlare di fanno quello che gli politica, pare. non volevo parlare né di politica né di immigrati né di niente. Il problema è che questi qua, se erano bianchi, trasparenti, verdi, non cambiava un cazzo. Uguale, Cioè, a me uguale. l'immigrato non me ne frega proprio un cazzo, come dice Feltri, nella stessa maniera in cui non me ne frega di nessun altro. Se uno si dimostra una persona curiosa, che vuole capire, che vuole sapere, allora lo apprezzo tantissimo. Ma può avere il colore della pelle che vuoi, anche può essere trasparente, non mi cambia Giusto. niente. Il fatto è che vengono iniettati on purpose, cioè apposta, e non dai carabinieri, non da Salvini, sono tutta gente, probabilmente anche Salvini, che agisce in buona fede, ma c'è un disegno
che non è fatto neanche da Soros, come dice Galoppino. E Soros è un altro cameriere, perché vi ricordo che se io ho un terrario, no? Che dove, tutti dove... quelli di cui abbiamo i nomi sono burattini. Esatto, sì, ma c'è un motivo. C'è un motivo fondamentale. Non è che allora sai il nome, perché cioè, in realtà sì, è così, si può semplificare così, ma il motivo è che se io ho un terrario dove gestisco, ma cazzo, non vivo nel terrario, no? Ovvio. Però da un'altra parte non mi faccio neanche vedere. Sto nell'ovile, io sono il pastore, no? Sto a casa mia e ho l'ovile. E il mondo è esattamente così. Per arrivare dove? Che tutta questa gente, fra un po', se non sono già, perché ricordo che un italiano su sei non ha dove tornare di sera a dormire, non ha da mangiare. Non è più qualche povero, c'è qualche povero. Uno su sei non ce l'ha. E probabilmente qualcuno di voi ne conosce qualcuno. Quello che c'è sempre al supermercato, che poi tra l'altro al supermercato per il carrello un euro deve mettersi solo il negro. E io non posso mettermi. Se mi metto io o devo suonare la chitarra, o devo avere un cane, o devo avere un figlio. Se no, è normale, no. Non mi danno l'euro per il carrello. Al negro sì. Ma anche questo, cos'è? Razzismo al contrario? Vabbè, ma non è... Non sono decisioni delle persone, dai, è sono proprio un... Conseguenze di una forzatura che esiste, che tutti subiscono. Ma di una valanga di manipolazioni, di cliché, di odio, ti pompano di odio, ti danno... Cioè, l'Europa fa con gli stati quello che lo Stato fa con la gente. Cioè cerca di imporre regole per uniformare. Adesso siamo in questa situazione che c'è sul monitor, e per risolvere questa situazione uno cosa fa? Qual è la risposta? Perché dietro c'è quello con la cravatta che gli dice: ah, io sono più figo di te, e lui dice: boh, cazzo, per fare come te, allora si prende il mutuo e si compra la cravatta. Cosa devo fare? Cerco lavoro. Cercare lavoro è come uscire dall'ovile e dire: ah, cazzo, sono libero, e quegli altri ti dicono: beh, torna dentro, e tu torni dentro. Cioè, eri appena fuori dalla porta, cosa fai? Torni dentro, non solo, torni dentro a cercare un posto fra gli altri a dormire là nella paglia. Quando sì, però, puoi dove vuoi. Secondo me già il concetto è proprio quello, che tu impieghi le tue energie per terzi, no? Cioè, quando invece la soluzione sarebbe impiegare le tue energie per te, magari, come diceva Dharma, con la collaborazione di qualcuno è fatto il trick, no? Sì. Solo che ci danno limitazioni, ci danno sì, perché leggi. È un passaggio in più, i soldi alla fine è un passaggio in più, perché a noi ci interessa il bene, non il soldo per comprare il bene, quindi tutte quelle ore per avere il soldo le spendi direttamente per il bene, solo esatto. Che appunto non tutti possono fare tutto, e qui entra in atto la collaborazione della comunità. Esatto. Beh, allora tu parli chiamiamoli, anche se non è proprio esattamente giusto il termine, benestanti, no? Ah, che figo, posso fare così, interrompi il termine a presentazione, così, no, io resto sempre così. Ok, no, volevo provare se, no, niente, vabbè, interrompi allora, perché volevo guardarvi, no? Eccoti. Ecco, e praticamente siamo nella situazione che non mi ricordo che cazzo stavo ah già, ma tu? Ah sì, di quella che i soldi del bene, dimmi Piero. L'altra volta mi avevi detto che volevi far entrare qualcuno in conversazione dalla chat. Ah beh, se volete sarebbe figo, no? Potete venire, magari non in 10. Tanto paga in gout. Guarda che guardo, dai. Volete il link? Io ve lo metto qua. Sì. Poi se avete una brutta faccia non vi accetto, no? No! Ma scherzo! Allora, incorporamento, no, è quest'altro. Comunque sembra una cavolata il discorso di lavorare direttamente per il bene, ma
È importantissimo. È un passaggio in meno, è un passaggio in meno, che sia appunto lavorare nel tuo orto, lavorare il tuo legno, appunto mettere a bagno la canapa per poi farci quello che ci vuoi fare. Comunque è importante, sì. È importante che ognuno poi sappia qual è la sua passione, la sua, a ciò che è portato per poter contribuire. E è proprio Sì. qui che siamo fregati, perché comunque non abbiamo stimolato questa. Una passione per un mestiere fin da Sai piccoli, quindi cos'è? ci Io ho visto troviamo. quando Che non sono venuto sarebbe neanche qua. un No, lavoro alla fine, perché se è la tua passione, quello che ti riesce, lo fai col cuore, tu lo fai col non è sorriso. fatica, non è È fatica. vero, non è Non fatica. solo, no, non solo, è piacere È addirittura. vero, Tu è vedi l'ora di andare a gratificazione. lavorare. No, non Lo fai è col un sorriso. lavoro. Oh, Alda! Ciao, Grande! Ciao, Grandissimo! Piero. Oh, Ciao. ben rivista. Mia mamma, sono così e Davvero? praticamente Che tutto merito suo. sorpresone. Chiaro, Ciao, salve, signora. oh, fermi tutti. Mia mamma fa la moderatrice adesso. Dai, dai la parola perché se no è un casino. Oh, fermi tutti. Mia mamma fa la moderatrice. Abbassa le casse, mamma. Allora, ascoltate un momento, ascoltate un momento. Vai. Ehi, 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 Abbassa le ascoltate. casse, mamma. Allora, ascoltate un momento. In ritardo. La gente in chat voleva parlare con voi. Ecco. Perfetto. Perché noi non possiamo leggere i commenti? Perché vi ha detto voleva parlare con voi. Sarebbe cuffia a me. È in ritardo brutto proprio. Ma c'è qualcuno? Abbassate le casse. E come faccio a parlare in casa? Aspetta, ho capito forte, dai. Abbassate le casse. Dalma, le cuffie, Piero ha le cuffie. Perfetto. Bon, dai, questo è meglio. No, Piero ha le cuffie. Perfetto. No, troppi casini, cosa succede? Ma se è colpa di mia mamma, secondo me. Quando io la pietra dello scandalo. Niente, devo chiccarla fuori. Sì, la devi cliccare già. Alda ti sta cacciando, mi dispiace. mi sa che qua ci Che perdi te domenica sorpresone, quando ti comunque. deve far pranzo. Che Mamma, davvero sorpresone. bene. È momento, voglio ricordare, anzi voglio dire, perché non lo sapete, che mia mamma ha un super modem, tipo una ciabatta gigante, fast web, fast questo, fast quell'altro, e la mia, io ho una SIM di merda così, comprata in supermercato, cioè, il ritardo ce l'ha lei, che ha È la Apple qualcuno. perché il suo satellite si è messo dietro un meteorite. Mi dispiace, mamma, purtroppo era troppo casino. Inoltre, si sentiva questo effetto Sì. Larsen che non è quello. Ma chi è che sale? Sta salendo qualcuno a bordo già? Sta salendo. No, comunque, io volevo. No. Sì, Leggi volevo i dire che commenti. esattamente, esattamente quello. Praticamente, sì, c'è da dire una cosa, che tu parlavi di persone medie, no? Non benestantissime, però neanche poveri. E quindi praticamente però noi dobbiamo considerare che per esempio in Italia ci saranno, non so, 30 milioni di persone, quindi tutte le famiglie, che sono là che se devo fare la frizione alla macchina, cazzo, devo prendere un prestito quasi quasi, no? E cioè, ecco, sono la maggior, cioè, perché noi dobbiamo parlare della maggior parte, se no è inutile parlare dell'elite, che cazzo se ne frega, o di me, sono solo io, cioè, conosco, sì, Giovanni Montini conosco.
che ovviamente l'hanno sputtanato in tutte le maniere, con sta roba dei massoni, delle terra, ho fatto un montaggio veramente ignobile, Rai 2, ancora Nemo, no? Quella volta, di quello col cannocchiale, che se cerchi terra piatta, solo quello trovi. Infatti tutti i coglioni cosa hanno fatto? Hanno cliccato là, a 500.000 di visualizzazioni, quasi come Feltri, ma non è ancora arrivato. Vinco io. Vittorio Feltri numero uno. Comunque, praticamente, tu cosa fai? Accumuli, dai la tua vita. Accumuli sti soldi. Alla fine del mese li hai spesi. Fra figli, non hai un cazzo. Il più delle volte devi fare qualche prestito. Io ho preso un prestito gli ultimi anni. Che tra l'altro, io pure, da mio fratello, 100.000, e invece l'ho preso di 4.000, 5.000, una roba ridicola. Ovviamente non gli ho tornato un cazzo di niente. E sono non mi è successo niente. Niente, 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 altrimenti non esiste. Tutto ha una paura, paura. O c'ho il negro, o c'ho quello, o c'ho quell'altro. E metti le sbarre, metti le telecamere, sta là, guarda attraverso il monitor. Ma cioè, forse è meglio che vai in galera, almeno la guardi attraverso le sbarre, è più reale, no? Sì. Questo volevo dire. E quindi torniamo alla presentazione. Dharma, cosa volevi dire? Non mi ricordo. Torniamo alla presentazione. Noi siamo... dicevo, tua madre aveva detto che la gente in chat ci sta a parlare, ha detto quello. Sì, sì, io mi sto affacciando. Guarda, Piero. Ma perché io non posso? Come fate voi? Vai c'è sulla pagina del video. C'è il link, aspetta. Ah, vabbè, io sto dal telefono, dal cellulare. Poi... Ah, copia, sì. Copia. E questa è la situazione non italiana, ma la situazione. Sì. Appena sgarri, in realtà non è esattamente così. La realtà è che questa telecamera, questa qua, la vedete, ce l'ha nell'occhio tutta la gente. Appena basta che vai in bar con un amico, no? Uno, quindi praticamente parlerai solo con lui se ti va bene, se lui non parla con un altro. Se tu parli col tuo amico tranquillamente e non sottovoce, quindi magari quello che è un po' più in là sente. E per caso nomini scie chimiche, vaccino o dici complotto, o dici qualcosa del genere, terrapiata non parliamo. C'è gente che ti è conosciuta, che sale. Io voglio qualcuno a bordo che fa le domande sulla Flat Earth, come non ne parliamo? C'è gente che ti assale, Sulla Flat Earth. Ah. No, quello è proprio il massimo della cattiveria. Infatti, Bevi Palle 2 uscirà fra poco perché mi hanno fatto veramente il cazzo pieno di questa cosa e devo mandare, sono 140 foto e voglia, prima che le faccio vedere tutte, almeno un'oretta ci passiamo insieme. Ovviamente non live perché lo monterò offline e dopo lo carico. Comunque, secondo me, le persone medie che si trovano in questa situazione di schiavitù è una schiavitù inconscia. Quindi, sinceramente, uno, non gliene frega niente. Due, secondo me, neanche usciranno da questo ritmo, da questa... Io lo so, però... Pietro! Ciao, Pietro! Wow, ciao, Pietro! Ciao, Pietro! Buonasera a tutti, buonasera Gianni, buonasera... Grande piacere di conoscerti! Piacere a voi di conoscervi. Dal chat in molti scriviamo leggete. Sì, ma Piero dovrebbe leggere, porca miseria. Io ascolto. Piero, ti abbiamo apposta. Io obiettivamente non ho tempo, ma lo dico già sempre che non ho tempo di leggere. O dico qualcosa, lo leggo, insomma. No, volevo dire una cosa personalmente, Gianni, che mi ricordi? E per quello che ho ascoltato, non so se conosce un personaggio che si chiama Mario Circello. No, non ho mai sentito. È uno che più o meno vive in una zona bellissima come dove vivi tu, ho visto immagini stupende, che fa uno stile di vita come il tuo, più o meno da quello che sono riuscito a discernere, argomentazioni che condivido pienamente. Condivido pienamente, linguaggio che condivido pienamente, perché pane è pane, il vino anche se io sono astemio, sono il birro davanti d'erba, è di quella buona naturalmente, però quello che sicuramente è meglio del vino. Sicuramente, oddio, questa è una questione di gusti, io non sono proibizionista, però non parlavo del gusto, parlavo dell'effetto che fa.
la domanda che io sono entrato perché naturalmente per una questione anche personale è importante, no? Che volevo fare sia a Pietro ma anche a voi, perché in varie hangout in cui ho partecipato, oppure molti video che ho visto, perché ne mastico un pochino per quanto riguarda la sovranità personale, la personalità giuridica, però una cosa che ancora non ho capito è quando si parla che io posso fare a meno di un avvocato dentro un tribunale. Questo in realtà nessuno è mai riuscito a spiegarlo in maniera chiara, perché io per esempio al mio avvocato, per una questione familiare, perché Gianni quando prima ha detto per fare i figli oggi, che avere un figlio non è una fortuna, da una parte non ha torto, perché qui in questo stato di merda, come l'Italia e come tutti gli stati del mondo in realtà, perché non è solo l'Italia, è uno stato di merda, tu fai i figli, poi ti arriva un assistente sociale quando ti separi, viene e ti toglie il figlio. E specialmente i padri, diciamoci la verità, siamo quelli penalizzati. Sì, di più, molto di più. È di brutto. Io per esempio, io ho tre figlie, una, la maggiore, sta qui in camera, qui con me, che ha 28 anni, ne ho un'altra di 24 anni, ne ho un'altra di 9 anni, che per 6 anni è cresciuta con me, mentre la madre per 5 anni stava in Costa Azzurra. Dopo questi 5 anni è tornata, i giudici hanno deciso che doveva andare con la madre, questa ha preso e se n'è andata via. Io sono 3 anni che non ho alcuna notizia, ed è abbastanza, per chi è genitore è abbastanza d'arma che è mamma, sì. Penso che se lei per 3 anni non vedesse suo figlio o sua figlia, non so, no, di questo è, sarebbe qualcosa. Tra due, maschio e femmina, però sarebbe impossibile per me conviverci, perché io me li sono cresciuta da sola, quindi li ho visti tutti i giorni praticamente della loro vita. La stessa cosa io, immagina che all'improvviso dall'oggi al domani, proprio così, dall'oggi al domani, a parte illegalmente, perché è una battaglia che sto conducendo illegalmente, perché le forze di polizia sono entrate dentro casa mia illegalmente, senza nessun mandato. È strano. Il video è stato su YouTube nel mio canale, non hanno potuto censurarlo perché io YouTube ho mandato esattamente tutta la documentazione e queste persone sono entrate illegalmente. Quindi il video è lì nel mio canale YouTube, vedetelo, qualcosa di, per chi soffre di cuore è meglio che non lo veda. E comunque, a parte questo, io vorrei, se è possibile, magari non oggi, che qualcuno spiegasse esattamente che cosa e come fare. Come fare? Perché naturalmente non è che una persona timida, perché insomma non ci conosciamo, però sono una persona che da quando ho consapevolezza e coscienza, e quindi credo dall'età di 14 anni, ho sempre fatto ciò che volevo, non ciò che volevano gli altri, ciò che voleva lo Stato. Non mi sono mai conformato allo spirito della società di nessuna forma e mi ritengo personalmente libero. Certo, adesso sono prigioniero di questa situazione e quindi per me sarebbe molto interessante, perché naturalmente, mi sono stancato di girare i palazzi di giustizia, di andare in giro fino alla più alta istituzione, al Presidente della Repubblica, per chiedere qual è l'autorità in questo paese che mi dà il diritto di farmi vedere mia figlia. È un mio diritto, non è diritto costituzionale, è un diritto naturale. Sì, è un diritto umano. E non solo tuo come padre, ma anche suo come figlia. Lei ha il diritto di avere un padre. Sì, ma solo che a mia figlia purtroppo chi parla di me? Essendo la madre anche figlia unica, non abbiamo parentele in comune, né amici in comune, no? Chi gli parla? Nessuno. Quindi no. Giustamente l'unica cosa che sappiamo è che a Giulia, perché è Giulia che lo riferisce in un messaggio a mia figlia Estere quando ha potuto, dicendo che la mamma gli dice che non mi può vedere perché i giudici hanno detto che io sono pericoloso. Cosa assolutamente falsa, veramente falsa. Guarda, a parte questo qui, la corruzione. Ma è pericoloso per che motivo, scusa? Eh? Pericoloso per che motivo? No, ma non c'è, non è vero, non è vero.
No, ho capito, ma ufficialmente perché? Cosa fai? Ah, ufficialmente l'affidamento che ha avuto dalla madre, il decreto, e poi neanche è stato discusso, perché io, infatti, la Cassazione, devo ringraziare Dio che la Cassazione mi ha dato ragione, ma non è servita a niente, perché è un anno e mezzo che la Cassazione mi ha dato ragione, perché mi è stato tolto il diritto alla difesa. Addirittura questo giudice ha messo un decreto senza avermi ascoltato, né me e né il mio avvocato, qualcosa di grave. Solo che sai cos'è? Secondo me il problema principale di questo argomento qua è che praticamente tu fai, diciamo, appello, ti ribelli, ma a chi presenti questo? Devi presentarlo in teoria alla Corte dei diritti umani, che rivaluterà questa cosa come non giusta. È lì la fregatura, perché in Italia abbiamo il codice di tutta quella che è la giurisprudenza, ha i suoi passaggi. Io per esempio sono arrivato alla Cassazione, la Cassazione ha rimandato all'appello, che inizierà adesso il 20 giugno. Io per arrivare ai diritti umani, a parte che mi sono rivolto personalmente ai diritti umani, mi sono rivolto a coloro che in Italia rappresentano i diritti umani, sarebbe il CCDU, ma non è servito assolutamente a nulla, perché non hanno nessun potere. Strasburgo è l'ultima possibilità, quando se in caso la Corte d'Appello dovesse anche lei sbagliare, come già la Cassazione ha condannato la Corte d'Appello, infatti io avrò un risarcimento, a me di soldi non me ne frega niente. Sì, però nel frattempo che succede tutta sta roba, tua figlia va in pensione. Sì, ormai c'è, cioè, comunque c'è stato uno shock emotivo, cioè, i soldi non ripareranno mai, il tempo hanno vinto loro. Esatto, anzi hanno perso tutti in questa storia. No, più che altro quelle, i danneggiati è mia figlia, io, le sorelle, le mie nipoti sono cresciute con mia figlia perché hanno la stessa età. E ma quanti anni ha, se posso chiedere? 9 anni e 9, 28 e 26. No. Quindi, no, 28 e 24. 24. E le altre due mie figlie che sono mamme a loro volta, e hanno le loro figlie, hanno la stessa età più o meno di mia figlia, ma anche loro dal giorno alla notte, dopo 6 anni e mezzo che sono state, si può dire, 24 ore su 24 insieme, vivendo, girando, anche perché io più o meno non sono stanziale, non amo la vita stanziale, diciamo sono un po', come ha detto qualcuno prima, zingaro, titano. Che non è male. No, assolutamente sicuramente no. Sicuramente è una vita migliore. Vabbè, a parte rubare. Sì, vabbè, quello è, purtroppo vabbè, è una, non so come chiamarla, se forse, che ne so, è un costume loro, non lo so, però non voglio entrare in questo, no. È che sinceramente non amando le città, più amando è la passione nel conoscere il luogo in cui sono venuto al mondo, sia questa terra, e quindi ho passato più di 20 anni a girare il mondo, non come turista, ma vivendo e lavorando, facendo di tutti i lavori, barista, pompe funebri, ho lavorato in un circo in Brasile, che poi si chiamava Circo Italiano Orlando Orfei, l'unico italiano ero io. Pensate, questa è una cosa. Beh, vuoi sapere una cosa fuori di testa che io ho fatto come normale, e in realtà è veramente bizzarra. Ho lavorato a Trieste anni fa per una ditta slovena formata da due soci italiani, di cui ero io l'unico dipendente, quindi praticamente c'era una ditta che aveva più soci che dipendenti. Wow. Io vi volevo interrompere un attimo. Come? Vi volevo interrompere un attimo, siccome dimmi. Pietro ha chiesto, no, un po' di dettagli riguardo la sovranità, sì. In chat c'è MCC37 che la conosco e lei ne sa. Ecco, bravo. Mo' le ho scritto se magari entrava e ci diceva un po' com'è. Magari. Sì, però sai cosa? Ok, ha detto che adesso non può. Volevo dire una cosa, la sovranità, io non volevo parlare né della sovranità né di come uno ha buttato la sua vita in Italia, non in Italia, di cosa
come vivi? Perché uno dice, ah, come vivi, no? Non lavori. Io no, no, ho deciso di non lavorare più, perché ho buttato nel cesso, pur essendomi divertito, avevo il furgone di lavoro, ogni festa c'era il furgone mio che portava l'impianto, e mi sono divertito come un matto proprio. E infatti in ogni festa c'è quella DHL, TNT, c'è questo furgone là in angolo, il primo che arriva e l'ultimo che va via. E, però facendo tutto questo mi sono fatto piacere il lavoro, come dice, fatelo piacere, no? Col cazzo, ho sbagliato comunque, perché nel frattempo mezza vita se n'è andata a fanculo e io dovevo, ed è questo proprio il punto focale. Sì, tu hai detto prima, Dharma, non è proprio una merda, è una merda, perché beh, se tu devi avere bisogno di del venerdì, devi avere l'aperitivo per andare a bere, per andare a allora io faccio una piccola parentesi, quando avevo 12 anni mio papà mi ha portato, adesso non mi ricordo mamma in dove che era, in una mostra a Udine, mi ricordo appena proprio questa cosa. Però ho visto, quando siamo usciti da sta mostra, c'era un circuito là fra gli alberi di macchinine che sta radiocomandate. Gli ho detto, cazzo, ma che veloci che vanno, fanno un casino anche. E mio papà mi fa, sì, perché non sono elettriche, ma sono ad alcol. Allora io ho capito che l'alcol è un carburante e sicuramente non va messo nel corpo, a meno che tu non creda di essere un motore a scoppio. Quindi, no, non c'è un cazzo da ridere, Dharma, perché è una cosa normale che ci succede. Ah, andiamo a bere qualcosa. Ma scusa, ma vai sì, a bere qualcosa, 10.000 lire la paghi, 10.000 lire anche per il tuo amico, quindi 20.000 lire in discoteca, 10.000 lire ridotto a 10.000 lire conto totale se sei in un qualsiasi bar per strada, perché non berrai una cosa da un euro, no? Un bicchiere d'acqua, no? Un bicchiere d'acqua, sei fatto d'acqua, però te la vendono. Già questo, vabbè. Ma secondo me uno può anche, cioè nel senso, uno non deve diabolizzare, come si dice, l'alcol, perché comunque ci può anche stare un bicchiere di vino, alla fine è anche della nostra cultura italiana. Ma se uno vuole lo beve, ma non l'aperitivo, quello di quelli là che mostravo prima, tutti e ogni sera, perché, e questo è il problema, non è una cosa che fai ogni tanto con gli amici, perché non è così, Dharma, non è così. Perché c'è gente che non torna a casa finché non ha preso un po' di birre, perché sennò fino a domani mattina come faccio? Questa qua non è una cosa piacevole. Quella è dipendenza, voglia di scappare dalla realtà, perché comunque si trovano in uno stato di schiavitù e comunque vogliono scappare in un modo. Esatto, l'alcol, quindi venerdì, hai bisogno del venerdì, hai bisogno di andare in ferie, come diceva prima Piero. Se tu fai una cosa che ti piace, ma non devi andare in ferie, vuoi andare a farla. Magari vai a farla da un tuo amico che fa la stessa cosa di un altro tipo, così impari. O magari per fare un giorno di festa, invece che andare a fare il tuo lavoro che fai ogni giorno, che ti piace, vai dal verduraio e ti fai mostrare le salate, come si piantano. Questa è la vita. Anche secondo me. No, vivere. A uscire di casa per andare in un posto dove ti daranno dei biglietti colorati che magari, poi magari spendi sicuro, e per riscaldare una casa paghi la bolletta del gas per riscaldare una casa dove non sei mai, perché devi prendere i biglietti e quindi devi donare la tua vita. Ogni tanto qualcuno va in ferie, ogni tanto non va in ferie. Ah già, scusami un attimo che ti interrompo. Visto che Pietro aveva chiesto, MCC ha scritto qua, gli volevo dire prima di tutto, ha detto Pietro contattami su Telegram e ti ha lasciato il contatto. Non ho Telegram perché anche io, come sta dicendo Gianni, a me per esempio sono 3 anni che mi impediscono proprio di fare quel tipo di vita di cui tu stai parlando, perché io ho quasi 58 anni e ho passato 55 anni della mia vita a fare esattamente ciò che volevo, nel senso che io non ho mai avuto un solo tipo di lavoro, siccome, come hai detto te, ogni essere umano ha delle capacità, delle potenzialità, e quindi io per esempio ho lavorato l'argento, quindi andavo in giro per molti anni, per esempio anche appena sposato andavo in giro per tutta Italia, i mercatini, e con il banchetto lavoravo l'argento, facevo collanine e cose. Ah, proprio ambulante, figo. Sì, avevo la famosa licenza 101, che ancora ce l'ho. Sì, sì.
No, esiste. Comunque, Pietro, scusa che ti interrompo un attimo, se no poi lo perdo in chat perché ti ha scritto che ti può spiegare le cose. È come arrivare direttamente alla Corte dei diritti umani senza passare per i 3 gradi di giudizio del diritto positivo. Già sapevo che c'era. Poi in contatto con Alda, giusto? No, no, si chiama MCC, poi te lo lasciamo. Ah, MCC, scusa. Sì, segui i suoi consigli perché è molto preparato su questa cosa, probabilmente sì. Una delle persone più preparate in Italia. Su esatto, questa. E sulle scie chimiche anche. Vabbè, scie chimiche... Vabbè, ti volevo leggere l'altra parte. No, vuol dire una cosa. Io è dal 1994 che le studio. Naturalmente, a differenza, siccome io giro, ve l'ho detto, io fino a 3 anni fa neanche stavo sempre in Italia, perché io continuavo sempre a girare, e siccome in Italia questo fenomeno per quanto ci sono sì Rosario Marciano, altre persone che ne parlano, però in realtà non si va mai in fondo a rischiare, perché nella vita se tu non rischi anche di fronte allo Stato, nel senso che avere il coraggio e neanche avere la paura di poter finire anche in carcere, perché se tu hai una ma io penso, posso dire Pietro, penso che sia proprio una questione invece di interpretazione, perché tu devi sentirti di non aver paura di andare in carcere per lottare per il tuo diritto. Infatti penso che la sovranità funzioni proprio su questo aspetto, capito? Che tu devi capire che è un tuo diritto e di conseguenza magari vale la pena rischiare quello che porta. Certo, infatti io quando a 18 anni lo Stato voleva che io andassi a prestare il servizio, perché ancora non c'era neanche l'obiezione di coscienza a quel tempo, io mi sono fatto il carcere militare, perché io non vado a dare un anno della mia vita a te Stato, andare a pulire i cessi o a salutare qualcuno. Io mi sono fatto il carcere militare tranquillamente, perché non c'era neanche una questione di coscienza, però sono stato coerente con me stesso, a parte che mi è servito perché il carcere militare non è qui a Roma, è l'ex Forte Boccea, e quindi stavo in una cella con tutti i testimoni di Geova, mi dovevo sentire le loro palle, va bene, lasciamo perdere questo qui, però in realtà la mattina aprivano la cella, c'era uno spazio, chi giocava, chi leggeva, cose varie. Mi sono passato tutto quel periodo tranquillamente, senza nessun problema. L'ho vissuto anche in Argentina, perché sono stato in Sud America per quasi 3 anni, e quando sono stato un periodo in Argentina, che era il periodo della dittatura militare, siccome la mia ragazza di quei tempi era argentina, sono stato anche in carcere in Argentina, perché un poliziotto argentino si era imbaghito della mia fidanzata che mi ha preso per prendersi la mia figa, mi ha preso sì cioè, tipo il film quello che lo sbirro si innamora della moglie del tipo, li perseguita, vuoi fare un ha preso a me di notte, di sera mentre camminavo per strada a Mar del Plata, un falcon verde preso, mi hanno caricato dentro, mi hanno portato dentro, sono stato una settimana. E grazie a Dio il console, perché Susanna si è rivolta al console, e per fortuna che questo qui, sto scemo de poliziotto, non era un vero e proprio criminale, e mi ha rilasciato, perché sennò io ero uno dei tanti desaparecidos. Porca miseria. Sì, là sparisci proprio. Gianni, scusa. Rischi di sparire anche qua, perché se Cucchi non c'era quello là che era contro gli altri 4 che gli davano un calcio in faccia e diceva qualcosa, non veniva fuori niente. Certo, niente. Vero. Lo chiudevano in qualche posto là, e dopo abbiamo trovato un morto, tipo uno fuori giù della scogliera, no? Si arrangiano così, secondo me. Sì, ma chi sa, ma facendo, scusate, questa ve la dico, a me me lo stavano facendo questo 2 anni fa, perché 2 anni fa la madre di mia figlia, siccome abita in un quartiere di Roma molto, rinomato, e il suo avvocato abita proprio di fronte a una stazione dei carabinieri, che faceva? Andava a fare in questa caserma dei carabinieri.
E una volta il comandante di questa caserma mi convoca perché quella signora ha presentato una denuncia. Come entro dentro la caserma? Questo è il comandante, dice, lei è Ranieri, proprio con questa faccia, come l'espressione che faccio. Ranieri, ma lei che fa? Un datore in Carzolaro? Ammazza. Io me lo guardo, gli faccio scusi, ma lei che divisa sta indossando? Ho risposto proprio così. A parte questo, io l'ho messo in un video che sta nel mio sito Facebook, ho fatto tanti nomi, con Maresciallo Grande, e ho detto, lei è indegno di portare quella divisa, purché io non la riconosco né come Stato e né come ufficiale, ma lei è indegno proprio. Nel frattempo, in realtà rischi, sai cos'è? Scusa che ti interrompo, sai, ma io non volevo parlare di queste cose qua stasera. Infatti, Gianni, ho domande per te. Aspetta, scusa? C'ho una domanda per te. Dice Pepe, totalmente d'accordo 100% con te riguardo al discorso di cambiare vita, no? Ma se hai qualcuno che ami al tuo fianco, che fai? O lasci tutto quello che hai da 15 anni e fa la vita che vuoi fare, o resti con chi ami e lo fai e fai lo schiavo? Intendi di amare qualcuno che... No, perché tu quando parli, no, di questo cambiare vita, dai per scontato, visto l'esperienza tua, che sei single, no? No, assolutamente, io ho amici... Lui ti chiede, secondo te, quale sarebbe la cosa? Grazie. Diciamo che... Io non potrei mai stare con una persona che non è curiosa e che non si arrangia a informarsi delle cose. Non potrei mai innamorarmene, sicuramente, anche se ho archiviato abbastanza questo discorso, perché no. Cioè, è una perdita di tempo. Se mi serve, non reperire materiale, insomma, tettine, eccetera. C'è qualcuna che viene a trovarmi. Anzi, più di una. Però, mi saluto se stanno guardando. Però, diciamo che non c'è una cosa vicina sempre, no, io ho altre cose da fare, molto più importanti, anche scaccolarmi è più importante, tanto io in questo posto, dove ho detto, non è lontanissimo, perché all'inizio volevo andare alle Canarie, però ho pensato, cazzo, un casino, questi confini, allora niente, ho detto, ho visto Auroville in India, però era con queste pagode, forme di piramide, con l'occhio sopra, un po' robe strane, vi invito ad andare a guardare www.auroville.com. Scusami Pietro, il discorso principale che volevo fare era questo, e se ci perdiamo in altre cose dopo finiamo alle 2 di notte. Ormai se avete qualcosa da dire, come gli altri, comunque puoi intervenire ovviamente. E io comunque non potrei mai stare con una persona che non si interessa, e se una persona si interessa anche solo minimamente, scopre pian pianino o in maniera più o meno veloce a seconda della sua curiosità che praticamente tutto quello che è indotto a pensare, che gli altri lo invitano a pensare, che, come diceva Pietro prima, io stesso mi sentivo male, perché dicevo, cazzo, ma se sbagliassi io? E invece io mi sono sempre fatto i cazzi miei, proprio alla grande. In questo posto qua, dicevo, e poi a 38 anni ho scoperto che avevo fatto bene, però avrei potuto fare tutto con la cravatta, poi continuare, eccetera, eccetera. Gianni, un secondo. Pietro, secondo me... scusa, Dharma. Pietro, ti chiedono il tuo link, o comunque se ripeti la pagina Facebook. Sì, aspetta, lo metto qui. Sì, scrivilo sulla chat. Praticamente, venendo in questo posto, ho scoperto... Come? Con chi parli? Niente. Ho scoperto che praticamente se una cosa deve succederti, puoi stare anche sulla cima dell'Everest, ma ti succede. Sì, concordo. Se devi incontrare uno, lo incontri, e non è che deve venire per forza lui a trovarti. Il giorno che tu vai in paese a fare una compera, qualcosa, trovi quello là. O la prima volta che vai a Gorizia, un po' più vicino, o in Italia per qualche motivo, vai a trovare tua mamma a Trieste, è differente,
cazzo lo incontri, e non è, non è una coincidenza, come dicevo prima, le coincidenze io le vedo così, all'inizio non capisci, no? Perché vedi una là, una qua, una qua, una là, però se unisci i puntini vedi che ha la forma di un'onda dell'oceano. Se tu stai fermo può essere che ti travolge e sono cazzi tuoi. Inoltre, se la, diciamo, la alimenti pensando negativo, sicuramente ti succederà qualche coincidenza negativa. Se invece cominci a darci un po', segui la velocità, quella è la sincronicità, Gianni. Punto, trovarti sopra a surfarla questa onda. Io ho parlato con degli amici budini che seguono questa religione, che tra l'altro è l'unica religione, fra virgolette, che rispetto, il buddismo, perché praticamente primo non ti dice adora quello, adora questo, sta attento che ti punisce, pregalo, non ti dice un cazzo, ti dice guarda, io sono un principe, potevo farmi i cazzi miei e fumare l'oppio come mio padre fino alla morte, però invece ti dico che ho scoperto qualcosa, e ti, che, come si vive bene, vuoi vivere bene? Fai del bene, fine, questo è tutto. Se vuoi fare bene, questa persona esisteva veramente, non era un dio, non voleva essere venerato, non ti diceva di venerare qualcuno, non ti diceva di ammazzare chi non venera lui o chi non venera lui, chi lui dice. Quindi, per quanto, e non solo, ho scoperto che cazzo, le coincidenze sono probabilmente te le crei tu da solo. È la sincronicità, Gianni. Agendo. Perché noi comunque siamo creatori di quello che ci succede, della percezione, della nostra, della percezione. Non possiamo magari cambiare quello che ci succede, ma possiamo vedere il bicchiere in un modo o in un altro, oppure più che altro destinare la realtà, oppure più che altro i termini esistono, pochi li ha coniati, non si sa, però esiste anche un termine che si chiamato predestinazione. E poi dopo tu non sei a conoscenza perché tu il futuro non puoi conoscerlo, tu vivi il presente, puoi conoscere, ricordarti il passato, però io credo che Gianni per esempio era predestinato adesso che doveva vivere in questo luogo, certo, certo, cioè, come, in base a questo, come ha vissuto la sua vita, è normale, esatto, che viene, esatto. Sì, sì, anche nel buddismo, sì, anche nel buddismo, come in tutte le a parte che il buddismo non è una religione, è una disciplina, sì, è una filosofia di vita, ma tutte le suggeriscono, o sea, le religioni sono state inventate, come il cristianesimo, che non ha nulla a che vedere, attenzione, con quello che era l'ebreo Yeshua, l'ebreo, non Gesù Cristo, che è l'idolo pagano, che non c'entra niente. Sì, no, anche qua non impantaniamo le religioni. Sì, no, esatto, no, la domanda per Dharma. È importante. Io volevo rispondere pure alla domanda di prima, perché secondo me, prima di tutto, se una persona già si sta ponendo questo dubbio fra rimanere con una persona e andarsene via, vuol dire che quella persona già non gli sta dando tutto quella attenzione da voler rimanere con quella persona. Già che c'è il dubbio, vuol dire che c'è qualcosa dentro di te che ti sta portando a aspirare a una vita migliore. E poi, come ha detto Gianni, assolutamente, quando sarà il momento, le persone ti entrano nella vita e neanche te ne accorgi, veramente. Sì. C'ho una domanda per te, Dharma. Ha detto cieco, e che hai detto che per diventare mamma ti ha cambiato la vita, sì, in meglio o in peggio? Hai detto che non vuole essere frainteso perché vuole... In entrambi i modi. In meglio perché comunque sono diventata molto più responsabile. Io prima uscivo la sera e spendevo tutti i miei soldi per appunto uscire e divertirmi. Gianni se la ride perché appunto, adesso non lo faccio più. E quindi comunque all'inizio ho accusato tanto, perché all'inizio ero abituata a stare con amici e tutto quanto. E poi... in meglio perché sono diventata più responsabile, mi hanno dato altri valori e sono cresciuta tanto, perché comunque ho imparato molto da loro, ho imparato anche a vedere me stessa, perché loro non imparano con le parole ma imparano con le azioni, quindi anche se io gli dico mastica con la bocca chiusa, ma io mastico con la bocca aperta, brava, mastica con la bocca aperta, perché appunto mi specchia. Quindi sicuramente appunto tante cose è una fatica, perché comunque devo sempre stare a pensare a tutti i soldi della scuola. Che è una fatica doppia. Anche per la carta igienica. Dire appunto... una cosa in più, perché
di solito si è in due. C'è un padre, esatto. Io e voi siete in tre addirittura e sei due. Solo tu, però. Sì. No, cioè, va detta questa cosa, perché non è che uno viene là o magari ti dà 2000 euro al mese e non ti dà un cazzo nessuno, no. Se ho capito bene. No. E quindi sì. C'è, cioè, secondo me, due medaglie d'oro, no una. E quindi sia meglio che in peggio. Grazie a voi. Sì, grazie Piero di questo servizio bellissimo. Sì, no, sì. Mi sta piacendo. È un moderatore perfetto. Grazie. Sì, no, ma io l'ho sempre detto, infatti. No, comunque volevo rimettere un attimo questo, vi faccio vedere così, che così mi sembra. Pietro, guardavi prima o sei capitato per caso? Non ho capito, scusami. Pietro, stavi guardando qua o sei capitato appena capitato, hai visto il link? Penso che... No, perché ero nella chat di Fura e ho visto che c'era il link e ho detto no, non ti conoscevo, non... In Italia non conosco molti canali. No, domandavo se hai visto la presentazione, queste quattro slide che ho messo. Ah, quelle sì, l'ho vissute qua, ecco, tutte sì, molto belle. Volevo continuare qua perché praticamente questo è. Produci, consuma, muori, ma questo non serve che ve lo dico, sapete già come mai. Questo qua controlla la tua vita, quindi praticamente perché cerchi lavoro? Come diceva Dharma prima, no, scusa Pietro, ma il filo conduttore era questo qua e volevo rimanere sulla linea. Ovviamente qualche digressione, però non che parliamo di tutto quanto, perché se no non c'è il tempo. Solo ma parli con me già? No, Pietro, c'è Piero e c'è Pietro, anche se tu in realtà, Piero, hai scritto Pietro sul nome. Sì, perché, sì, perché ho rosicato, non gli volevo dare nome e cognome a Google. No, bravo. Sì, e ci ho aggiunto lettere. La prossima volta cambia una lettera, no? Così allora non ti trovano, stanno in cerca. Esatto. Tu da solo hai... Ti scappo. Tu da solo hai questo obiettivo che ti viene detto, e dato che ti giri intorno e tutti quanti la fanno uguale, e dici cazzo, è normale, no? Più passi tempo a fare questo, la tua vita poi va e ti trovi magari a mezza età, come siamo un po' tutti qua, a parte Dharma, a parte anche Piero, questo comunque, anzi solo io e il sogno americano, alla fine anni è quello che ci hanno. Quanti anni ho io? No, Pietro. Oh. Io 58 ad agosto. Porca miseria, mostri un po' meno allora. Ti davo 50 e qualcosa, no? 58. Tre anni fa me ne davi molti di meno. Ma se io mi faccio la barba, mi taglio i capelli, mi dai tre... Ti fai pure una doccia? Scherzo. No, ogni volta che viene a trovarmi qualcuno, e solo se viene a trovarmi qualcuno, se no niente. Okay. Praticamente questo qua l'ho trovato da qualche parte, non mi ricordo, ed è un po' il modo in cui ti fottono. Una volta c'è il meno grande, il telefono grande. Adesso c'è il telefono grande, il cervello è diventato una nocciolina. E con questa cosa qua, che però noi usiamo per attivismo, per diffondere, eccetera, io mi sono anche un po' rotto. Ecco. Quindi ho smesso abbastanza. Nel frattempo, sia noi, sia soprattutto i bambini che sono sempre più deboli, perché fatti da genitori che prendono pillole e che si fanno i vaccini, già se li sono fatti, poi se li fanno ancora, certi si fanno l'anti-influenzale. Andate a vedere che cazzo c'è dentro l'anti-influenzale, invece lasciamo perdere questo nome, no? Commerciale, perché anti un cazzo. Perché se l'influenza non è di quel tipo là, ti viene lo stesso. Che cazzo è anti? Anti niente. Anti. Ma poi l'influenza non è neanche da un virus, quindi è proprio inutile, a prescindere. Poi vai a ricercare, no? E dici, orca miseria, non serve che vai... Adesso c'è Expedia, Non serve che vai sul darknet o su Wikileaks a sapere informazioni speciali, basta che vai su Wikipedia col cervello acceso, cosa che ho fatto io per Marconi, per Urbano Monti, e c'è tutto in plain sight proprio. Non solo, ci sono i canali di informazione, magari dico cose che già esistono, che già sapete, ma è giusto ricordarle, perché qua le ricordo tutte in una volta, una dietro l'altra. La storia, la Discovery, no? Discovery con la foto finta dietro
quella senza luna, senza satelliti. Nelle foto della Terra non c'è mai. Ma non è reale quella? Sì, è reale. Mi sembrava vera. MTV, guardate il palazzo a Londra come è fatto, con la M gigante del Meso. Le news, non serve che vi dico cosa sono. In realtà è questo. No, che la sede di MTV sta al Masonic Temple ed è nata proprio con la M, se vogliamo associarla al... Porca miseria, la M vuol dire quello, sicuramente è non... È per 20 anni il logo dell'MTV è stato l'astronauta che piantava la bandiera della Luna. Sulla Luna, quindi, diciamo, sospetti ci sono. Porca miseria, tra l'altro... sai cos'è? Secondo me lo dicono troppo palesemente e uno dice, beh, è uno scherzo, no? E invece poi scopri che tutte... No, non pensano e basta, già, non è che... Tutte le marche sono la stessa marca, in realtà. Sono 4-5 marche, tutte quante uguali. Poi vai ancora più in fondo e scopri che sono tutte degli stessi gruppi. Queste qua si può scaricare in HD in un link che c'è sui link della descrizione. Poi ti guardi intorno e ti guardi dietro le spalle, i primi, non li chiamo troll, ma i primi addormentati ce l'hai a casa, i quali nel 80% dei casi cominceranno ad attaccarti qualora sapessero delle tue ricerche o delle tue idee, perché loro credono siano idee a cui credere e non credere. Non esiste la verifica per la maggior parte della gente, non esiste. O credo a questo, o credo a quello, oppure non credo più a questo. Cioè, è una cosa veramente per me di una tristezza infinita, altro che spazio infinito. La tristezza è infinita. No? Questo dice tutto. Hanno cercato di farmi questo, solo che non hanno potuto. questo qua bella quella meme, bella quella meme. Sì. E questo qua è la triste realtà, la città produce schifezze perché tutta la gente schiacciata una contro l'altra, cosa produrrà? Schifezze. Inoltre vi informo di una cosa di servizio proprio. Io consegnavo pacchettini con il Corriere Espresso che vi dicevo. Sono capitato alla CEGAS, che è praticamente la CEA di Trieste, quelli del gas, che una volta facevano tutto, acqua, luce, gas, e sì, scovasse. Sì. Adesso fanno solo immondizie. Bene, andavano dietro il camion, vedo un attimo che tiro via sta roba, andavano dietro il camion, no? Arriva il camion giallo, il camion blu, e il camion verde, e il camion rosso. E tu dividi, no? Se non dividi ti danno anche la multa. Allora vanno là e buttano tutti nello stesso coso. E cosa è col fumetto bruciato? Vetro, carta, bottiglie, plastica. E ti ancora dicono, i cittadini, avete visto cosa fanno? Si danno la colpa al cittadino. L'altro non fa la differenza. Ma per qualsiasi cosa. Certo. Ma pure per la fame del mondo è colpa tua, già, non ti impegni abbastanza. Sì, è sempre sicuro. Colpa del cittadino. Anche il riscaldamento sicuro. Globale, ci abbiamo gli inceneritori, e ci abbiamo anche i giorni alterni con le targhe che ti complicano la vita, perché appunto per salvaguardare l'ambiente e loro legalmente possono continuare a usare quelle plastiche e usare gli inceneritori. Sì. È un continuo attaccare... buttare tutta la colpa al cittadino quando in realtà la quantità di consumo che facciamo noi in confronto alla quantità del consumo che fanno le aziende è minimo. Mamma mia, per esempio la Danone noi siamo tantissimi, no? L'acqua che la Danone non so a quanti centesimi, 0,02 centesimi prende l'acqua dai nostri comuni che noi gliela cediamo e sprecano una grossa quantità d'acqua, neanche la devono pagare. Per esempio l'acqua che sprecano pagano solo 0,02 centesimi a bottiglia imbottigliata. Poi la mettono nella bottiglia e te la vendono a un euro. Certo. Vabbè, però lo so guadagnati l'euro, dai. Io sono pur di comuni, però. Volta, no? Sì. Io ero di questa idea qua una volta. Però in realtà c'è ancora qualcuno così, perché ho visto dei video dove qualcuno dice, non faccio nomi perché insomma poi si sente attaccato e fai video che contro di me, che non mi fanno altro che piacere, tra l'altro, tutta pubblicità, come diceva Andreotti. Fate pure, tanto io parlo di voi senza neanche per il culo proprio. C'è qualcuno che crede di poter combattere, no?
primo, non si può combattere un cazzo per un semplicissimo motivo che parlavamo io e Pietro, Piero prima in offline. Sono tutti divisi, perché se io sono frocio però ho i capelli biondi, sono diviso da quello che è frocio ma non moro, e quello che è rosso è ancora un altro tipo di però certo. Quello che è rosso è, magari è un po' bisex, però è comunista, non è fascista. Perché non viene dato valore all'individualità, appunto. Uno addirittura più è diverso e più è nemico. Può unirsi per strada a più di tot persone. Ma, cioè, ma che cazzo è? Ma la guerra non c'è sta cosa. Invece e continua a esistere. Quindi fight the power non esiste. Così devi fare. Non esiste. L'unico modo per combattere questa cosa è non viverla. Uno non può combattere una guerra, non può vincere una guerra combattendola, perché la alimenti. Voltando le spalle si vince. Non succederà mai una maggioranza di gente che si sveglia. Per cui quei pochi che si svegliano devono arrangiarsi. Arrangiarsi, nessuno ti aiuterà ad uscire da un cazzo, devi farcela da solo. Se cerchi, puoi farcela. Se decidi che basta, torni dentro nella scatola a dormire. E in realtà un altro mondo è possibile. Se tu... Ma sono già qui, già ci sono diverse comunità che si stanno instaurando in Italia. È vero. Quindi è già possibile una comunità comune, appunto, dove si collabora per mantenere la comunità funzionale. Per esempio là da Luca Speranza a Rieti hanno fatto una cosa così, cominciano a fare, faranno la casa, si potrà anche dormire là, che adesso è un po' bello. Non è l'unica, c'è sta anche tipo la Contea degli Angeli, sempre insomma in zona ce Roma ne sono Nord. Tantissime. Secondo me, io non è che è proprio la mano girata a 180 gradi, però diciamo che la Slovenia ha molti punti in comune, molti punti in più dell'Italia, e non esiste, cioè per dire, l'acqua è stata appena dichiarata, cambiando la Costituzione, cioè non per peggiorarla ma per migliorarla, di bene pubblico. Nessuno può farti pagare l'acqua tramite una società privata che cambia i prezzi, alza i prezzi, si fa concorrenza. Lo Stato gestisce l'acqua. Ovviamente già questa frase qua è pessima, perché porca puttana, l'acqua viene fuori dalla terra, esatto, e me la vendi, ma è limitata, esatto. È limitata, ma che cazzo ce n'è poca, tu scherzi già. Essendo serio sì, io ogni tanto butto lì la cavolata, ma poi ti credo. Intendevo che era abbondante, cioè ti fanno credere che ci fanno credere che ci stanno problemi d'acqua, clamoroso. Infatti la stessa cosa, come prima diceva Dharma un'ora fa, il 65% della popolazione mondiale vive nelle città e circa l'80% delle terre emerse, cioè della terra, è disabitata. Tutti vivono in città, ma questo è il sistema che lo vuole. Hai detto bene, il sistema non lo puoi combattere, perché il sistema non lo può combattere nessuno. L'unica cosa da fare è uscirne fuori. Lo ignori. No, uscire fuori proprio dalle città, perché la città è una gabbia. Ma comunque che cos'è che ti arriva? Che cos'è che ci attira la città? Che cos'è che ha creato le città? Sono i soldi. Ma la città è come il libro di Pinocchio. Sono i soldi che hanno creato le città, perché... Anche attirano. Secondo me i soldi. Sì, è così. È il libro di Pinocchio, il paese dei balocchi, delle luci, tutte le... Quindi automaticamente, se volti le spalle, succede tutto il processo di allontanamento, secondo me. No, io, sapete cosa ho pensato? Rinasci, quando volti le spalle rinasci. A parte che la città comunque è previsto che c'è il cemento per terra, quindi come è scritto nel film Belle Verte, la signora arriva là e dice: ma come fanno a coltivare? Bellissimo film. Film francese, superlativo quel film là. Sì, ovviamente spettacolare. La sfera, pianeta, lasciamo perdere, ma comunque è da vedere coi bambini proprio, perché è fantastico. Dice cose semplici alle quali addirittura ti sembrano strane, perché sono troppo normali. La tua vita è finta. E fa vedere come ci complichiamo la nostra esistenza. La versione si fa, in realtà, io non mi ricordo con chi parlavo, noi abbiamo bisogno di mangiare, lasciamo perdere cosa, perché non è importante in questo momento, ma di mangiare,
e di non morire mentre dormiamo di freddo o di pioggia, di malattia, perché ci siamo bagnati. Queste sono le cose di cui abbiamo bisogno. Per avere questo, lavoriamo tre quarti della giornata per sconosciuti in cambio di foglietti di carta colorati. Ma che cazzo c'entra quella cosa con questa? Niente! Niente! Non solo, chi è in città, la maggior parte non potrà mai più lasciarla. Perché dice, cosa faccio allora se non riesco neanche a sopravvivere per un mese intero? Ma come farò là? In realtà è l'ultimo dei problemi. Sì. Probabilmente c'è una possibilità. Piero, leggi la chat, no? Sì, 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 mi sono affacciato. Amici, mi dispiace che non riesco a seguire, ma c'è Piero, wow. praticamente tu sei... Non mi ricordo più che cazzo volevo dire. Perfetto, già, speriamo se ci sta. Uno. Dharma è tipo robot, parla. Secondo me deve iniziare ad avere una mentalità. Sì, se tu segui la riga, no? Andrai sempre dove c'è il recinto. Però il recinto si può anche mangiare. Dharma, io non t'ho sentito, spero che vi hanno sentito gli altri. No, neanch'io non ti ho sentito perché facevo... A un certo punto io ho cominciato a fare così. E proprio mi sono sbragato di brutto. Perché ho detto qua non è possibile, è rimasta Dharma bloccata con il sorriso e fine. Va bene. E ho cominciato a fare così e non succede niente, addirittura non ho pagato un cazzo Trenitalia quando sono andato giù da Carlo e da Dharma. E tu sì, però... credi che ci serve la rivoluzione con le bombe Molotov e certo, se ci sono i gilet gialli, che io non credo fosse stata tutta una macchinazione, ci sono delle... Ovvio, le manipolazioni sono sempre basate dalla richiesta del popolo, se il popolo richiede una cosa loro fanno in modo di accontentarli ma allo stesso tempo di controllarli. No, in mezzo ai gilet gialli sono stati messi dei poliziotti col gilet giallo, non so se avete visto. Ma quello è classico già. Avevano i soliti scarponi con l'adesivo bianco sotto, tutti uguali. Uguali dei poliziotti, sono proprio dei sbirri di merda, sono proprio degli infami. Chi dice che abbiamo bisogno della polizia è un povero cretino, ve lo dico subito. Andate a cercare come sono nati i carabinieri. Come sono nati, il primo compito in assoluto dei carabinieri, qual è stato? Andate a cercare. Non è facile trovare, però si trova, ve lo dico io. Sono stati inventati durante la guerra perché magari qualcuno, invece che sparare a sconosciuti, ha pensato di salvarsi la vita e cercava di tornare a casa o verso un posto dove non si spara. Allora loro erano dietro e lo ammazzavano. Questi sono i carabinieri. Poi sono stati ingaggiati, ovviamente, trasformati, finita la guerra, per altre cose, come anche adesso. Tipo uno vuole andare in un altro... posto dove c'è una rete di ferro chiamata confine, non può perché gli sparano. Ma che sei normale? A una pecora puoi sparare, no? Ma neanche, se esce dal recinto. E quindi siamo pecore. Gianni, ti volevo chiedere una cosa. Alla natura. Adesso parlate Gianni, voi un po' perché io sento. Ma è possibile che quando qualcuno in chat scrive grande, tu hai messo il bot che dice... gigante, enorme, immenso, sconfinato, ma sconfinantico, direi. Sì, esatto. Ma sei un genio. Perché ho visto che lo dicono in continuazione. Allora... ma non ci credo. Poi, ma tu invece, Dharma, l'hai visto in giro Bot Marley? No. Sì, c'è pure Bot Marley ancora all'inizio, devo farlo. Perché io Nightbot non mi piaceva perché volevo il nome personalizzato mio. Mio bot ce l'ho dal 1997, Bot Marley, e 4 anni ormai che non lo tiro su da qualche parte. E ovviamente che non mi darò il bot del canale, Bot Marley. Dai. Ok, bellissimo.
Comunque, sei unico, Gianni, veramente. Cioè, se uno... Io l'ho scritto grande e ho visto che era uscito già altre volte questo... Ho letto gigante, enorme, immenso, sconfinato, mastodontico, direi. Ma sì, perché ho visto che viene scritto spesso questa parola in canale. Ma come cacchio vai? È un trigger, dai, gli dici, quando uno scrive quello, scrivi quell'altra cosa. Sì, tu scrivi, sì. No, come fai a immaginarti? Sei un genio, sei un genio. Tu scrivi flash e lui scrive... Lui scrive, adesso non c'è, di pure a me. Mo ha scritto Christian, proviamo grande, vediamo se esce il bot. L'hanno riscritto, vabbè. Ma non puoi in continuazione, che... perché non è mica stupido. Oh, ci sta. È il bot di Gianni, dopo tutto. Intelligenza artificiale. Dice MCC... Bisogna ripopolare i paesini di montagna abbandonati, lì è pieno di case. Assolutamente d'accordo, sì. specialmente qua da noi in Abruzzo. È pieno di legna ed è pieno di terra da coltivare, ovunque ci sono sorgenti d'acqua. Bingo, esatto. Quello è importante, infatti, mettere una comunità vicino a una sorgente d'acqua. Quello è fondamentale. Sì, l'importante. Ma che proprio è l'ABC dell'umanità. L'importante certo. Infatti non si capisce come siamo arrivati a questo punto, perché appunto quando uno instaura una comunità lo fa vicino a una fonte dall'acqua, vicino a un terreno. Regola numero uno. Sì, non solo, ci dicono che l'uomo ha fatto sempre questo e quindi ha desertificato, no? Perché è andato dove dopo si spostava per andare in un altro posto dove... Ma cosa c'è da desertificare? L'acqua viene fuori dalla terra, il mangiare basta piantare un seme e viene fuori dalla terra, esatto. Perché lo bagni con l'acqua che viene fuori dalla terra. Ma che cazzo ti serve altro? Cosa ti serve? I soldi, le società, non serve un cazzo. Ecco. Colo? È difficile rendersene conto, io lo capisco, perché siamo nati così, è difficile. Io tornando al discorso principale che stavo tra l'altro dicendo qualche ora fa, praticamente a un certo punto ho visto una bolletta della luce, 255 euro. Ma voi lo sapete che la luce è aumentata nell'ultimo 5 anni del 200-300%, vuol dire che doppio. E la gente cosa fa? Invece di pensare, oh cazzo, ma come mai? Perché devi essere sempre così, non devi mai arrivare a niente, non devi arrivare a niente. Perché le ditte, non so, le ditte di costruzioni che hanno 30-60 mila euro ogni volta, 105-200 mila euro di spostamenti, di soldi, a un certo punto cominceranno a guadagnare, no? Hanno sempre bisogno della banca, del fido, ma perché? Perché non guadagnano un cazzo, se gli va bene, sono così, riesco a pagare, non riesco a pagare, e quindi non hanno un polmone suo. La banca gli succhia tutto e non se ne rendono neanche conto, e pur di far lavorare gli operai, ma mandali via, così magari si fanno una vita. Io non vede la possibilità di vivere in un altro modo che quello che ti dicono fai così. Ma se uno ti dice fai così, cazzo, ci guadagnerà lui e non tu. Ma infatti io sono d'accordo a usare i robot a nostro favore, appunto automatizzare dei processi che possiamo anche non fare noi. Non c'è bisogno che l'umano deve usare il suo tempo, le sue energie per fare delle cose totalmente monotone, dei movimenti meccanici, e questo non è che va a togliere lavoro alle persone che hanno bisogno di lavoro, perché nessuno ha bisogno di lavoro, abbiamo bisogno di mangiare, appunto, non di lavoro. Assolutamente. Gli altri mangiare e dormire tranquillamente. Mangiare, dormire tranquillamente. E a un certo punto, quando ho visto la bolletta da 255 euro, ho fatto così. Aspetta, io ci metto un po' a leggere le cose, lo devi rimettere. Questo rubile elettricità, praticamente. Sì, questo qua è un mio amico che non capiva. Ma come? Rubare l'elettricità, ragazzi? Ecco. Oddio, che bella mappa. Io sono più di 20 anni che non pago un cazzo la corrente. Niente.
Vabbè, me la mandi poi la mappa, così cerco qualcosa. Ma insomma, io. Dai, basta ragionare. Perché... Dai, ti viene a trovare Gianni, ci pensa lui. Dai. Perché c'è il contatore? Vi chiedo a tutti e tre, perché c'è il contatore? Ditemi a Pietro per primo, controllare, Piero, me l'hai spiegato. Zitti, prima Pietro, dopo Piero e dopo Dharma in ordine di anzianità. Via, perché c'è il contatore? Se, se una roba da una frase, no? Un discorso lunghissimo. Ok. Sinceramente non lo so perché c'è il contatore. Ok, Piero? Per controllare il flusso generale, che se no sarebbe incontrollabile. Ecco, questa è la risposta che ti dice quello che gli dici, boh, ma perché non si può andare tutti a abitare dove vogliamo, perché sennò altrimenti... No, c'è la rete generale e se tu la prendessi senza il contatore loro non saprebbero quanto tu te ne prendi. Fai. Oh, e loro poi, hanno un ciclo, anzi loro sprecano un sacco di elettricità. Sì. E non realtà... solo in questo modo, anche proprio nel processo stesso che hanno in alcuni luoghi. Quindi tu sei d'accordo con Piero? Sì, che quello serve per far vedere quanta certo. Elettricità tu in realtà tu prendi. Allora, io riduco, mi piaceva a scuola quando ci semplificava, no? 60 diviso 30, ah che bello, no? Fighissimo. E invece si può farlo anche nei discorsi. Cosa serve il contatore? È la stessa funzione. A farti pagare. Lo sbirro? No, non è esattamente così. Scusa, se mi lasci finire una frase, te lo dico. No, esatto, è estremamente importante questa cosa. Allora, il contatore serve, come lo sbirro, a dirti, a informare il sistema operativo vigente di quanto consumi in maniera da farti pagare, ma in realtà sei tu che lo informi. Adesso c'è il contattore elettronico che parla autonomamente, ma eri tu che mettevi il foglietto fuori dalla porta se lavoravi il 90% delle volte, oppure se hai la casalinga, gli apri la porta, quello legge i numeretti e va via. Vi ricordate che c'era quella cosa qua? Oppure a un certo punto ti dicevano addirittura non mandiamo più il tipo che ti costa 2000 euro al mese, allora telefonaci tu, no? Cazzo, che idea! Adesso c'è l'autoinfamante contattore elettronico, il quale però segue lo schema che abbiamo visto poco fa, che se volete ve lo rimetto. Quello schema là dice che se tu prendi la corrente da dove c'è scritto corrente, allora se tu attacchi là, la paghi, perché la prendi dopo il contatore, ma sei proprio un pirla, la devi prendere prima, no? Come fanno a cambiare il contatore se c'è la corrente? Non puoi, no? Visto che il contatore non ha la presa che lo tiri via e lo metti in un cassetto, devi lasciarlo là, giusto? Quindi come fanno quando mettono dal contatore sdon, mettono quello elettronico con il piruliruliruli con un bottone solo, proprio come i coglioni, sì. Devi premere sempre lo stesso bottone. Proprio antistupido, infatti gli italiani la maggior parte dormono della grossa, sono là con la palla. Non sono gli italiani. Sì, esatto. Gianni sempre il contatore, le valvole tettine, prima una volta erano due cose tonde di ottone con dentro un filo, c'è solo un pezzo di isolante di ceramica con un filo che praticamente quel filo è più fino del filo del contatore, quindi se c'è un sovraccarico prima di bruciare tutto l'impianto, contatore compreso, si brucia quel filettino là, si chiama fusibile. Adesso sono a cassetta, vengono giù tipo un interruttore, là stacchi la corrente. Stacchi la corrente e dopo non fai altro che le valvole sono qua, il contattore è qua, qua c'è il filo, non farà così il filo, no? Va nell'altra stanza, poi torna dall'altra parte, all'altra, la parte sì. Più breve fanno. Tu spacchi il muro, prendi il filo, fai una T, prendi dei cavi così grossi, così puoi prendere quanti kilowatt vuoi. Ovviamente chi è il deficiente? Chi è quello che va sul giornale? Perché è stato lui, coglione, quello che prende dalla luce delle scale. La luce delle scale ha un kilowatt in totale, perché ha 6 lampadine da 100 watt, che cazzo gli serve la potenza? Ah, non so, 500 watt, un kilowatt, dipende dalle case. Quello che lo prende dal vicino. Ma sei ancora più cretino. Bisogna usare la testa, come in tutte le cose. Io sono 20 anni che non ho mai pagato la corrente, sicuramente qua. Magari le cose illegali, no? Il frigo. In maniera che ogni tanto... C'è questo, sono andato a pagare le bollette, perché non avevano più le bollette di carta,
e mi hanno detto: guarda che sei in credito, per un mese non ti arriverà più la bolletta, non allarmarti, non ti arriva. Noi se non abbiamo niente, anche questo, no? Piccola differenza, però in Italia ti mandano il conto con scritto zero, ma costerà qualcosa mandare quella carta, poi carta, sì. Buttiamo giù gli alberi e la canapa, si fa anche la carta, eh? La Costituzione americana è scritta su carta di canapa, vi ricordo, se non sapete, e se no ve lo dico. Però, ma a me, scusate, io ci ho avuto per tanti mesi una bolletta che mi diceva c'hai zero da pagare, e dopo qualche mese io tutta contenta, figurati, e invece dopo qualche mese mi è arrivato il conguaglio tipo di 600 euro. Sei, perché comunque io, figurati, non è che ci stavo appresso. Beh, diciamo che quando hai una stanza adibita a giardino, devi farlo per forza. Sì. Se invece non hai un cazzo, sì, poi dipende, sai, il scaldabagno e la TV sempre accesa, mia moglie aveva, che ero sposato. Però. Ma anche se è una casa vecchia, io per esempio abitavo in una casa vecchia, prescinde dai giardini e quel tutto quanto, però c'era un impianto molto vecchio, quindi consumava, non si capisce come, che poi io giusto la TV non la guardavo, giusto la lavatrice e lo scaldabagno, insomma. Boh, ma guarda, non so che cacchio dirvi, io no. Io penso no, per dire, quando ti arriva zero non è una cosa bella, non è buono, cioè come... No, vuol dire che la lettura esulti. È sballata, infatti sì, e questo si tratta tipo di 10 anni fa, anche di più, e lì mi hanno detto, scrivici un sms con quello che leggi nel contatore, così non succede più, quindi io tutta contenta come una deficiente a dirgli che io dovevo pagare, insomma. Sì, hai aggiornato la stima, no? Sì. Ci hanno educati bene. Non sono mai venuti a leggere, facciamo finta che erano 30 anni fa, venivano l'omino, no? Con il foglietto, e anche se non hanno mai letto, tu non hai mai aperto la porta oppure non c'eri mai per 3 mesi, comunque no, ti mandano stimato, sì, in base all'anno scorso, più o meno il dimensione della casa, sta roba qua, no? In base all'anno precedente, io l'anno precedente non c'ero in quella casa, non c'era nessuno, e quindi per quello mi arrivava a zero, perché appunto l'anno scorso era di zero. La media era sotto, no? Mannaggia, oh. Comunque, mo Gianni te l'ha spiegato come rubarla. Sì. Ma scusa. Ma magari viene a Roma, detto, però so che non vuole venire in Italia. Forse. In film hanno detto è rubare se è già stato rubato? No. Vero, ma dipende da chi, appunto. Io sono d'accordo da prendere l'elettricità perché, appunto, non è. Secondo me, appunto, non è rubare. E, andate sul sito dell'Enel e cercate motori magnetici. Loro hanno i pacchetti che girano da soli, non riescono a fermarli neanche se vogliono, e poi ti mandano il sollecito del pagamento e guardano, quello l'hanno pagato, doppio, la mora, la bionda non arriva mai, la mora è una botta di timore, tutto pieno di more. E prendono per il culo, quindi non è rubare, loro ti prendono per il culo e quindi ti fanno anche pagare, se non paghi non sei un criminale, sei un fesso. Però tipo al supermercato magari che anche le grandi marche multinazionali, alcune persone dicevano vabbè stai rubando comunque una multinazionale, però lì comunque non stai rubando alla multinazionale, stai rubando al negoziante che comunque deve pagare mensilmente per avere il marchio della multinazionale. Quindi c'è responsabilità. Certo, cioè non stai rubando a una persona comunque, no, a una multinazionale. Ma io una multinazionale, allora sempre meno, devi hackare il loro sito, insomma, fa cose così. Io il negoziante, veramente sento la mancanza del negoziante. Il negoziante è quello che si, senza girarsi, ti prende il barattolo, sì, questo fa per te. Fa tutto di quel prodotto e non è un deficiente che legge un taccuino e non c'è la risposta e quindi non so aiutarla, va dal banco informazioni e tu giri le porte come un coglione. Questo qua è il commesso di oggi, perché domani c'è un altro commesso, quindi non possono essere formati. Il negoziante è quello che sa tutto di tutti i prodotti,
anche che carta igienica usa quello che lo produce. E infatti è buono, cioè nel senso, quando uno vive nella società, perché alla fine ci viviamo, è sempre buono sapere dove andare a comprare, ma proprio a cuore, a sentimento, appunto. Magari vai un chilometro più lontano, però c'è quel negoziante che appunto tu reputi un vero negoziante e ti fa piacere dare la tua fatica a Sì. scambiare questo. Quelli Cambiare là queste vendono molto fatiche. meno, però gli tocca Sì. avere prezzi altissimi perché sennò muoiono di fame. E quindi la maggior parte della Vabbè. gente dice: ah, ma quello costa tantissimo, vado da Lidl che costa meno, però è una roba di plastica. E poi Guarda, io penso che in ogni paese ci stanno i mercati. Io fortunatamente ce l'ho tutti i giorni, però ogni paese almeno una volta a settimana c'è il mercato, e lì ci stanno per esempio i col diretti, che i col diretti, se abiti in paese, li sì. trovi ovunque, quindi da mangiare riesci a comprare. Poi che ti serve, insomma? Sì, magari mangi cereali, riso, pasta, orzo, quello che ti pare, il pane, però comunque che sto avanti, mi sono persa pure io nel discorso. Ah sì, Il mercato è per star zitti quelli in città. ci siamo scordati praticamente perché è giovane e non l'ha conosciuto in questo periodo. Io che ho un po' più di anni, io mi ricordo che quando, ecco, per esempio, il mio primo lavoro è stato a 15 anni e lavoravo in una cooperativa di un paesino nella provincia di Catanzaro. Era l'estate, andavo giù e quindi siccome mi piaceva avere soldi in tasca che non dovevo chiedere ai miei genitori, mi sono messo a lavorare in una cooperativa. Solo come funzionavano sia la cooperativa o altri negozi alimentari, che per esempio veniva una persona che non aveva soldi, io segnavo la famosa libretta, gli facevo segnare, non è che ti ponevo degli interessi. La società era diversa e se quel mese non avevi la possibilità, io non mi arrabbiavo perché capivo il tuo problema. Quindi il problema di oggi è che l'umanità, la società è cambiata, è diventata così, a parte l'avarizia, ma più che altro questa fame e sete di denaro, denaro, Sì. perché tutto il denaro, qualcosa, come hai detto Benedetto, pezzi di carta. E addirittura oggi abbiamo dei pezzi di carta che non hanno neanche un controvalore, con l'euro come il dollaro, non hanno alcun controvalore, è carta straccia. I trust è il controvalore. Il controvalore saremmo noi cittadini, cioè la BCE, quando la BCE presta i soldi alle nazioni, chiede appunto come Secondo fiducia, come tot si dice. abitanti che ha ogni paese, naturalmente Esatto. riceve di Quindi in più. realtà Sì. tristemente siamo noi il controvalore di quei Io l'ho pezzi di carta. abbastanza avuta, abbastanza, non è mai definitiva la conferma, però quando ho sentito Pope Francis che dice, oltre che buonasera, che ha detto all'inizio, dice anche fate venire gli immigrati e la settimana dopo dice anche dategli subito la cittadinanza, qualche Cioè, ma domanda me la lì, farci cioè, come ogni mai, cosa che no? esce da quella bocca è ipocrisia, perché comunque non puoi parlare di povertà quando c'hai tutti gli anelli d'oro e fai pagare comunque di più. Assolutamente. Cioè, Loro dovrebbero hanno anche aprire le porte del sfrattato la Vaticano. gente Sai quanta qua. gente c'è fuori dal Vaticano ogni giorno che prega di entrare Ah, sì, per farsi io dare lavoro qualcosa con i turisti, ciò che fa, gli dico tutti i giorni come si fa a entrare, di insomma. questo. Purtroppo la Infatti, gente bisogna entrare. viene a Roma apposta per vedere il Vaticano. Allora, questa è una regola generale. Vale per. Io l'ho imparata diciamo che nella mia esperienza dei PC, dai, chiamiamola così. In generale, però non voglio dirvi che cazzo facevo. È meglio per tutti, se poi lo sapete, devo ammazzarvi uno per uno, è difficile. Praticamente, quando hai una cosa che ti si presenta, soprattutto quando te la mettono davanti, come dire, ecco, c'è un'entrata che di solito è con l'oro, catene, beh. Però dietro c'è una portina sempre. Che si tratti della chiesa, che si tratti di un sistema di sicurezza, che si tratti della corrente, che si tratti di qualsiasi cosa vuoi entrare, c'è la portina un po' più dietro, così nascosta, magari fra due assi, messa là. Perché c'è la portina? Perché chi ha fatto il sistema, questo sistema che opera in quella fortezza,
ovviamente non passa per la porta principale, lui passa per la porta secondaria, si tratta solo di trovarla. Io ho buttato giù il server della Telecom nel 99 e l'ho tenuto giù per una settimana, perché loro, gli IRCOP, cioè praticamente i gestori del server, di chat, no? È come se fosse qua Hangout, e uno viene qua e chiude questa chat e dice no, qua non si può chattare. La maggior parte della gente sa cosa fa? Dice, ah boh, facciamo un altro canale, chat 2, tutti là. Lui cosa fa? Chiude anche l'altro. Ma non va bene. Allora io gli ho buttato giù il server e gli ho detto, dato che so che sono i vostri IRCOP che fanno queste cazzate qua da bambini, perché cioè andare sui, quando devi gestire un server, andare su un canale che è un 2000esimo di quel server, nulla in confronto a tutto quanto quello che devi fare, che non fai, perché quando hai bisogno dell'IRCOP non ti serviva, è come un gestore del sistema, no? Ti perdi in un canale mettendolo chiave e buttando fuori tutti, allora io mi incazzo. Io avevo una scheda a 10 megabit che nel 99 era una cosa che tipo il sincrotrone di Trieste dove fanno le reazioni nucleari, e aveva la 10 megabit, e io ce l'avevo in Ucraina la 10 megabit, bastava che pingavo con quella e cadeva il server in 10 secondi, 15 secondi. E gli ho mandato un messaggio, ho detto guarda, io so che avete quei canali là, quindi quando vuoi riaverli basta che me lo dici e io tiro via il ping. Bene, dopo un'ora mi ha risposto, guarda, se vuoi facciamo lo scambio. E faccio sì, prima apri i canali. Non riesco perché, dato che mi stai dossando, non riesco a inviare i dati. Ok, smetto per un attimo, così tu puoi riaprire i canali. Ti do 15 secondi. Ho smesso, dopo 15 secondi lui ha riaperto i canali. Allora ho detto, bene, vuoi la guerra? Vieni a trovarmi. Se tu vai su IRCNET adesso, Bot Marley si mettono a ridere e qualcuno ti dice, ah cazzo, non me lo ricordo. Se dici Flash, 3, 4, 5, 10 persone, dipende dalla quantità di gente che c'è sul canale, esce. Perché sanno, con chi, cioè io non ho fatto mai niente di negativo, però mi stavano sui coglioni i soprusi. E ovviamente adesso questa cosa l'ho riflettuta su di me. E ho detto, ma come, ho vissuto tutto sto tempo? Sì, me la sono passata, come dice Pietro. Però è tutto un scavare in una cosa che ti ricopre, praticamente ti scavi i tuoi spazi, come si anche dice, no? E se mi scavo il mio spazio. Cioè, l'hobby potrebbe essere la tua vita. Però, ritornando al discorso principale, nessuno vede un'opportunità di vita all'esterno della società, perché le domande sono, e come fai a vivere? E come fai a fare? E come fai? Fatti i cazzi tuoi! Comincia qualcosa, pensa qualcosa, tutti siamo pieni. Comincia, bisogna sempre cominciare con le azioni. Appunto nel piccolo, se sei ancora in città, comincia a aprire il pomodoro e metterci il semino. E... cioè, è una cavolata, sì, però ti dà gratitudine. Sì, mio figlio tutti gli anni fa una pianta di pomodori e tutti gli anni ci mangiamo due pomodori di numero tagliati, perché sennò non ce l'abbiamo per tutti. A un certo punto non ti chiedi come mai non puoi farne 200 per aver per tutto l'anno, che ne so, capito? Ma io lo sogno sempre, lo sai, lo sai. Non ho lo spazio, ma ce l'avrò. Di terra, allora, cioè però... Mi viene il comune, calcola. Ma ti cade giù tutto. Sì, sì. No, non c'è la possibilità in città. Però uno può sempre cominciare, appunto. Uno deve sempre cominciare. Non può aspettare, appunto. Aspetta. Sa che ti aspetti? La vita è adesso. Non puoi aspettare di trovarti, appunto, nel luogo adatto, perché non sempre c'è quella possibilità. Quindi tu non bisogna... Anche sai cosa fanno? Ti fanno pensare al passato, studiare il passato e sognare il futuro. In realtà, quella è un'altra cosa, infatti. Un'altra cosa, che prima parlavamo delle scuole, di come appunto ci dovevamo ricordare tutti i 1600 del passato, e non si parla mai, non si affronta mai il presente, cosa sta succedendo adesso, e quello anche è importante. Penso che sia questo il motivo anche per cui la gente non si accorge, perché è distratta da sogni, aspirazioni negate, delusioni, e cosa è successo, e cosa ha fatto l'altro. E sì, è che non ho capito bene, Dharma, non sono i soldi. Babù su YouTube
il nostro amico famoso che ha detto andate a vedere, ci ha segnalato un suo video che dopo andrò a vedere, e dice che c'hai una bella voce, Dharma. Grazie. Grazie mille. Vai, scusate. E sembra così tutta gentile, in realtà è... Non è vero, Gianni. No, dai. No, è dolcissimo, è dolcissimo. Ah già, lo vuoi... Ce lo vediamo adesso, dura poco. Ha detto che è divertente, dura 4 minuti, si chiama Galileo distrugge... Ah, senza audio, allora non credo. Perché se lo metti, Piero, scusa, se lo mette Piero non condividerebbe l'audio. Ah, non lo può mettere, no. Piero. Eh sì, viene però col... Ah, forse col microfono di Piero sicuramente si sente meglio. Aspettiamo, allora condivido. Mettiamo il video di Gianni e l'audio di Piero. No, 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 prova a mettere, Piero. Condividi schermo, là. Solo che non c'è l'audio, hai visto che non c'è l'audio? Condivido. Proprio un'altra pista. No, ma se carichi, se ti passano il link del video, chiunque di noi... Sì, ma c'ho la connessione del cavolo, io non so... Esce anche l'audio. Babbucci, per culi sicuro, mo vedo subito quanti like c'hai, vedo subito quanti like c'hai e ti dico se ci per culi. Sì, ci per culi, 3000 like e 65 dislike, vediamo. Sì. Ma poveracci. Perdono tempo. Dai, babù. Vedi Pietro, si sente l'audio, ma solo attraverso il microfono di Piero. Cioè non esiste una condivisione dell'audio del Aspetta, sistema. Allora alzo. Babbucci, sì, per culi. Fino adesso non ho sentito niente. Ma fai presenta a tutti. Ghiaccia presenta a tutti. Aspetta, aspetta, finiamolo a vedere. Magari non... Ghiaccia presenta a tutti, perché sennò non viene a prendere lo schermo sempre. Appena uno fa un rumore, va via lo schermo. Non ho capito, Gianni. Schiaccia presenta a tutti su Hangout. In alto, sulla barra verde. Stai condividendo il tuo schermo? Quando in quella barra verde c'è scritto presenta a tutti da qualche parte. Se fai così resta sempre il tuo schermo anche se parla un altro, se no viene il suo. Vedi che adesso ci sono io. Non me lo dà già. Non vabbè, allora stiamo zitti. Ecco, non fate rumori. Cacchio, però mettiamo noi le voci sotto il video. Questo sto Vai, dicendo. Vediamo babbo. Boh, ma da quello che vedo è meglio scaccolarsi o farsi una sega. Babbo, ma l'hai fatta una ricerca prima di fare il video o ti sei fidato di quello che ti hanno detto? No, più che altro non capisco il senso del video. Che cosa vuol dire questo video? Perché non... vuol dire che cerchiamo di capirlo. Cerchiamo di capirlo, vai. I bevi palle perdono tempo in questa maniera. Però... È proprio la live giusta per mostrare questa cosa qua, proprio l'espressione massima del bevi palle perdi tempo professionista. Sì, già ce lo fai sentire, fammi sentire che dice, che gli rispondiamo. Ma io non ho detto cazzo, per esempio, Piero. Niente. Non so. Giuro, niente. Muto. Ma voi sentite qualcosa? Io non sento niente. Sono stato solo io ad ascoltare. Scusa Piero, ascoltalo con calma, io torno subito. Dai, io pensavo che sentivano tutti. Comunque fammi andare in chat perché Babù, che dice Babù? Dana una bella voce, quello è tutto. Aspetta, perché sento rientro. Babbo non è un simpatico, non lo so, non mi sembra tanto, però
È una cavolata, perché sinceramente, vabbè, lasciamo stare, cioè nel senso, uno prima deve leggere la storia di Galileo, delle cose che ha pubblicato e tutti i processi prima di fare un video con Sì. scritto il nome di Galileo, perché è già una cazzata, se qualsiasi Sì, cosa in ci realtà sia, no, non perché vuol serve dire che neanche qua. non sanno la storia dietro. Ha detto che il metodo scientifico l'ha inventato Galileo. Beh, Che cosa c'entra? Usalo allora, usalo, visto che ti piace Galileo, usa il metodo scientifico, apri un libro e leggi quello che è successo ai tempi di Galileo, leggi le sue pubblicazioni e i due processi che sono disponibili online. Oppure, visto che ne parla ed è fonte della sua ricerca, professor Infante contro storia dell'eliocentrismo ti spiega di Galileo. Oh, grazie, bravo professore. Galileo ha inventato sto... sì, lo nascondiamo Allora, lui questo. neanche ha inventato, se posso dire, non ha neanche Sì. inventato, non il cannocchiale, come si chiama? Il Lui... telescopio, perché non era il primo telescopio, era solo il primo in Italia, Ah quindi. no, è vero, è Sì, vero, è E vero. non ha mai Sì. detto eppur si muove, leggete appunto la pubblicazione del tribunale, non l'ha mai detto, quindi un'altra Sì, cosa. poi l'ha aggiornato di poco il telescopio, cioè lo zoom era leggermente, Sì, vabbè, esatto. irrilevante. E comunque era un Esatto. 30, era comunque un 30X. Ah, comunque qualche cosa, io no, sicuro 27. ci sono anche molti studi interessanti e importanti che ha fatto Galileo, come l'isocronia del pendolo e altre cose, insomma, ha contribuito senza dubbio, però comunque da lì a dire che ha dimostrato qualcosa non è assolutamente vero, anche perché c'è tutta una storia dietro, che forse questa non è la chat adatta, però prima all'inizio lui faceva un dibattito contro il modello di Tycho Brahe e dopo, quando si è reso conto che non c'era nessun modo contro quel modello, allora ha fatto il dialogo contro l'eliocentrismo di Copernico, contro il modello, come si chiama? Quello Com'è? no, ma geocentrico, però di chi? No, sì, non era geocentrico, era un'altra parola. Geocentrico di Tolomeo, mi sembra, ma non mi ricordo, Tolomeo. insomma. Comunque, Tolomeo, poi sì. al processo ha detto no, io, cioè nel senso ha fatto il finto tonto quando tutti avevano letto il dialogo lì presenti, quindi è tutta una storia un po' complicata. E da lì uno ovviamente non può dire che Galileo non ha fatto niente, però non può neanche attribuirgli cose che non ha fatto, non ha mai dimostrato che la Terra gira attorno al Sole, quindi Sai stiamo. cos'è? Non serve andare a No, leggere i anche brevetti, lui gli basta viene leggere su attribuito che ha Wikipedia come provato. scrivono. Gli viene Non serve attribuito andare a muovere il mondo. Ah, cazzo, incredibile, è sincronia. Bravi. Che ha provato l'orbita, no? Giusto? Neanche, Osservando. perché lo sai che c'è nel modello di Ticonico, di Tycho Brahe, era già prevedibile tutto quanto, quindi non ha suscitato, infatti appunto quando c'è stata l'inchiesta non ha suscitato interesse, perché hanno detto tu non stai dimostrando niente, ha detto o ci porti i fatti o non ne parli. Ho Sì, se vai a fatto un vedere è stata video sul mio veramente canale. male. Sì. Proprio vergognosa la cosa. Piero, tira via la condivisione dello schermo, se no non si vede la tua No. faccia da Vedo ricercatore. che Gianni, Da perché? Perché qualcuno viene sospeso dalla chat per 5 secondi? Che ha fatto? curatillo. Dove è scritto? Cecco è stato sospeso da Nightbot per 5 secondi. Che ha fatto? Il punito. Ah, avrà scritto una parola che non si può scrivere. 5 secondi di punizione, I sei suoi condannato. email. No, perché? Cosa ha fatto? Ah, forse ha scritto troppo. Ah, 5. Beh, ma 5, ho messo 5 secondi. Guarda che proponeva 90 secondi il programma. Comunque, qualcuno chiede, vabbè, la domanda, cioè, ultimamente non me l'hanno fatta, domanda è l'unica. Cosa pensate di Agostino Favari? Ah, ma stai guardando per mostrare la chat, Piero. Ah, sì, scusa, scusa. Sì, ma vabbè. Ecco. Prima di Favari, vorrei dire, se qualcuno ha interesse, lo può trovare anche nel mio canale, nella mia playlist, però purtroppo in spagnolo c'è una serie chiamata La Historia Distorsionada, perché anche durante il processo di Galilei tutto quello che è stato scritto
è stato scritto da chi è stato scritto? Da chi è stato scritto? Dalla Chiesa. Chi è che scriveva durante che facevano il... Ma la Chiesa era d'accordo con l'eliocentrismo, cioè sono stati loro i primi. Se tu vai a vedere proprio Copernico, a chi l'ha pubblicato, a chi l'ha mandato prima della sua seconda pubblicazione, chi ha riformato il calendario prima ancora che l'eliocentrismo fosse una cosa... La Chiesa ha sempre appoggiato, solo che in quel momento... Piero anche era un prete, tutti i preti erano. Sì, 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 solo che in quel momento c'era la divisione con i luterani e Galileo non poteva dire cosa c'è, interpretare la Bibbia. Nel dialogo lui ha interpretato la Bibbia e ha detto che il suo amico, che a quel tempo era Papa, diceva che sì, poteva essere anche in quel modo. Ma i luterani potevano interpretare la Bibbia, i cristiani no, quindi Galileo in quel momento si doveva star zitto. L'unico problema che c'è stato è che si è andato incontro a una cosa politica, perché sennò la Chiesa ha sempre, sempre appoggiato la Chiesa. Guarda caso, la politica. Guarda caso, ma politica però è un nome così diffamato, ragazzi, polis, la nostra città, la politica... Cioè, è un interesse anche quello, l'interesse della comunità, anche questa parola è stata molto diffamata. Wow. Politica sì, deriva da città, però vuol dire un'altra cosa. Cosa vuol dire, Gianni? Non mi ricordo, però vuol dire una, tipo discorrere per qualcosa. Un significato tipo famiglia, tipo persona. Ma in greco poi... Che non ti aspetti, bisogna guardare, mi sembra sulla Treccani si trova quelle fotocopie di vecchie enciclopedie con scritto sostantivo femminile tipo amanuense, la Treccani ti mostra quella roba là e là si trova l'etimologia vera. Okay. Almeno, ma crediamo a loro. Come state, ancora in forma voi? Insomma, ma io quello che dovevo dire sostanzialmente l'ho detto. Se c'è qualche domanda potete farmela, ci sono tutti i contatti, scrivetemi, domandatemi, e se no arrangiatevi che preferite. Certo che posso essere utile, lo sono, lo voglio essere, però insomma non è obbligatorio. Io non ho chiesto aiuto a nessuno, ho fatto i cazzi miei e basta. Vi dico di farveli proprio in tutti i sensi, proprio pensate a quello che volete fare, ma non quello che dovete fare domani entro le 8 perché alle 8 e mezza il figlio. Per un attimo dedicate magari, non so, il primo giorno 5 minuti, che è abbastanza, perché potete diventare folli se dedicate mezz'oretta e se ci pensate troppo. Meglio cominciare piano. Se state dicendo, ma questi che cazzo hanno detto tutto il tempo che non ho capito niente, solo in questo caso qua parlavo, allora cominciate piano, 5 minuti al giorno, pensate a quello che realmente volete. E come diceva, non mi ricordo chi, però è una bella frase, qualcuno dice che non bisogna dirle se non sai di chi. Ma dove c'è scritto? Io mostro la faccia, metti la faccia, no? Perché? Sapete perché metto la faccia? Perché la mia brava mamma mi ha dato la telecamera, così quelle X entry level, infatti non si vede, una schifezza, cioè perfetta in confronto a quella che avevo prima, che non l'ho mai usata perché il computer non la vedeva, ma solo perché mia mamma mi ha dato la telecamera mostro la faccia, se no è anche perché voglio guardarvi in faccia mentre vi dico che siete schiavi e non lo sapete. Però no, ma penso che se hanno seguito la live l'hanno intuito. Mettere la faccia è come, non so, ripubblicare una cosa che era già pubblica cancellando il nome di chi l'ha scritta. Ma cos'è? Carenza testicolare? Lo pubblicate con la privacy? Ma che privacy? Era già pubblico. Che cazzo di privacy c'è? Era già pubblicato magari 3 mesi fa, tu lo ripubblichi e cancelli il nome. Quindi al posto della riga rossa scrivi, non ho i coglioni, così il nome sparisce lo stesso. E dai anche un messaggio alla popolazione. Gianni, e invece a me è piaciuto l'altra volta che, da come ho capito, ti arrivano anche consigli da account fake di YouTube. Consigli di vita. Sono quasi, ma volete che vediamo un paio di foto? Sì, dai, caccia due commenti. Uno, un po' di quelle che non metterò nella Baby Palle 2, perché sono obiettivamente tantissime. Due commenti e andiamo, se no qua. Vediamo, haters. Oppure vediamo i ma non sono male. Questi sono tutti commenti che iniziano o che hanno dentro il ma. Ma c'è gli screenshot di tutti i commenti.
Eh sì, perché a un certo punto ho cominciato a fotografarli. Cioè, ne ho cancellati tanti anni fa, però continuano ad arrivare sempre le stesse frasi da persone diverse, che sembrano diverse, in realtà sono dei cloni, cambia solo il nome, la frase rimane uguale. Ma qui non anche bannate, a me l'ha chiesto sto coglione, ma perché devo bannarti? Ti lascio come zimbello, è meglio. Anche a me me l'aveva chiesto sul canale mio. Guarda, guarda, questo è leggermente triggerato. Aspetta. Leggerissimamente. Dai. Sto in campana, eh? Attenzione. Vabbè, secondo me queste campana. Persone comunque hanno una vita molto difficile e devono sfogare la loro aggressività e rabbia della repressa. Ma voi siete... Se no, una specialmente... persona non si mette a scrivere così, insomma, uno specialmente se capita sul video di Gianni che gli dice, "Sei un coglione, sei un coglione". Sì. Esatto, esatto. Ma voi vedi, vabbè. Ripetono la televisione, visto? Fare un altro Gianni, ma il podio me lo puoi vuoi vedere il podio? Ho visto il podio aggiornato perché ma sì, sì. No, vabbè. L'abbiamo sì. Già. Vuoi che lo faccio vedere anche qua? Vediamo, vabbè, perché... sì, facci vedere il podio. Vediamo podio. Ah no, si chiama capo, perché all'inizio si chiamava... Allora, il capo dei terapeutisti l'altro anno era questo, che poi è il stesso che fa il capo degli ultras, è il stesso che fa il capo dei... io ho pensato che è un capo Lucazzo, tipo, no? Ma chi è? E questo qua è Paolini. Ogni volta che c'è da fare una parte in qualcosa, si mette la parrucca, si mette la barba, si taglia i baffi, si guarda, si dà, e fa il capo di tutti. Lui è il capo di tutti. Ha un canale solamente dedicato a questa cosa. Fa i video finti per fare cliccare gli altri, penso, e dove dice che è il capo di questi e il capo di quelli. Dio muoio. No, che... quello nuovo voglio vedere. Sì, aspetta, ma prima dovevamo vedere l'1.0. Questo è il 2.0. No, io sinceramente dal tema terra piatta in Italia sono rimasto sconvolto. Io tutte le notti, a volte anche fino alle 7 di mattina, con i canali sudamericani, specialmente i Rolanducci. Sì. Ho visto sì qualcosa. Oppure anche Karen Bean negli Stati Uniti, Vera Armin in America, siccome parlo cinque lingue, quindi ho questa grande fortuna. Però quello che si dice in Italia, io veramente ti dico, ma è possibile? Basta semplicemente menzionare la meccanica dei fluidi che mette a tacere tutti quanti. Basta menzionare la meccanica dei fluidi. E quando tu gli dici, conosci la meccanica dei fluidi? E tutti tacciono, anche i professori universitari che la conoscono, però purtroppo, siccome naturalmente non possono dire un qualche cosa che sanno che è vero, perché sennò vengono espulsi dall'università. Perché no, lo sanno. Scherzi, no, loro vogliono il loro posto, scherzi. Perché lo sanno benissimo. La meccanica del fluido è la prova più concreta, empirica, che la Terra non è una sfera, perché i terzi della Terra è fatta di acqua, sì. E non può esserci questa curvatura di acqua, impossibile. No, sai anche qua, per esempio, Pietro, apro una parentesi su questa cosa qua, perché per esempio per televisione, no? O comunque la gente che viene qua, tipo questi poveracci di Bevipalle, e che tra l'altro poi ti dicono spiegami, che è quello che dice al professore, cioè loro vanno in modalità school quando fanno questa cosa, in più sanno di non essere davanti al professore vero, e allora school più grezzo, cioè proprio il massimo dell'ostentazione di schiavitù volontaria. E comunque volevo dire che Pietro, la prima obiezione quando tu dici sta cosa qua, facciamo finta che io sono un Bevipalle trademark, e allora ti dico ma tu non sai quanto è grande la Terra. In realtà lui non lo sa. Se volete vi do la risposta mia, visto che io sono una Bevipalle inversa. Finisco la frase, per favore. Okay. Sì, no, scusa, perché c'è una cosa importante che tra l'altro Piero me l'ha suggerita mesi fa, ed è effettivamente vero, a me piacciono le osservazioni semplici.
perché ci dicono a 5 anni che la, come si chiama, che la, che la, che il raggio della Terra, no, a 7 anni, quello che è in seconda elementare, che il raggio della Terra è simile, che non mi sono mai ricordato i decimali, i rotti, 6.000 e qualcosa. Perché? Perché devi già cominciare a pensare alle balle spaziali. In realtà, da quando abbiamo quell'età, abbiamo la chiave per capire che non è vero un cazzo. Perché se uno si ricorda quella cosa là, tu basta che gli dici a quello che ti, sicuramente ne troverai uno, io ne ho trovate centinaia, non capisco, che gli altri forse li ignorano, io li facevo così anni fa. In realtà adesso salvo i messaggi, poi ci faccio dei video, perché sono veramente incredibili. Lui ha già la chiave, però non ci pensa. E allora ti dice, ma non sai quanto è grande la Terra. Infatti lui non sa, perché avendo 40.000 o quello che è, cazzo, sai quanto dovrebbe essere curvata, e sai che dopo 5 chilometri 2 metri spariscono. E sai che non è vero un cazzo, perché se guardi un'isola che è lontana 10, che la vedi appena, ma se guardi bene, vedi gli scogli sotto. Gli scogli quanto saranno alti? 1 metro, 2 metri, 3 metri. E non è che vedi una striscettina, vedi le onde sotto l'isola. Come mai? Cioè non... E dopo sì, ci sono i fari FedEx, Shazam, le altre di quei con i nomi da impediti, che vanno a dire sì, perché devi metterti appena appena, questa è l'acqua, e devi metterti qua se vuoi avere... Ma prendi per il culo la tua mancata intelligenza mai usata, cervello impallato. Cioè, ma che cazzo dici? Se lo sanno tutti che l'acqua evapora e vedi per 10 metri, poi non vedi più un cazzo. E allora mi diceva, perché se sei troppo alto vedi troppo lontano. Sì, mi alzo di 10 metri, vedo 1000 chilometri. No, vedrò 2 metri, 10 metri, vedrò, so, invece che 5 chilometri, vedrò 20 chilometri, ma non 60, non 300, non 470, quello che è il record di quello. Dharma. Ah no, io quasi quasi lascio, perché hai fatto un discorso così bello che non lo voglio rovinare con le mie illusioni. Sì, più che altro vorrei vedere io, la tua contratto. Io so esattamente, perché quelle domande te le ho fatte ieri, Dharma, quindi. Sì, io aspetto sì. Ancora di vedere. Io me la so. Ancora, verso su, ha visto che la sa Piero, perché appunto ieri abbiamo parlato un po' del modello e di diverse cose. Se vuole la può, allora, raccontare Piero. Vediamo, ti interrogo. Diciamo, visto il funzionamento della rifrazione, magari possiamo escludere la curvatura verso giù, ma come afferma anche Dharma, non possiamo escludere quella che va verso su. E neanche quell'altra, allora. No, questa è la sua... Io. Perché la rifrazione schiaccia la luce, e poi se vogliamo, noi comunque stiamo comunque partendo da un percorso rettilineo della luce e non una luce che curva, che ha una geometria a campo. Ma perché non la schiaccia verso giù? La luce viene schiacciata verso giù dalla rifrazione. E allora la Terra è una palla. Forse non gira, ma è una palla. No, perché se tu vedi l'orizzonte all'altezza dei tuoi occhi e la luce è schiacciata giù, vuol dire che in realtà l'altezza è più alta, perché è appena schiacciata dalla rifrazione. Guarda, io Dharma, come ti ho detto ieri più di una volta privatamente, per me siamo d'accordo, perché io... Una volta scoperto l'inganno, stiamo sulla stessa barca. Sì, quindi assolutamente. Io volentieri ascolto i punti di vista, ascolto come ieri abbiamo fatto una bella chiacchierata. Il mondo dovrebbe... Dove cazzo c'è quella finestra? Scusa, ho perso la finestra. Il Monviso dovrebbe essere qua, dove c'è scritto Monviso, invece è dritto. Vedi che è dritto? Secondo te è verso su? Sta andando in su, dicendo. La curvatura. Secondo me sì, secondo me sì. Sì. Io lo vedo in quel modo, nel senso che ormai sono entrata in quell'ottica. La comunque... curva è in una salita. La vedi qua? Cioè, no, non la vedo lì, ma ti sto dicendo che comunque prima di tutto noi abbiamo una sfera di... Noi abbiamo una sfera di orizzonte attorno a noi, quindi comunque quello che vedi sarà sempre una sfera, quindi sarà sempre... piatto praticamente, e poi appunto con la rifrazione della luce, quello che sta ad un'altezza in distanza in realtà si trova a un'altra altezza, perché la luce viene schiacciata verso il basso. Questo lo dici tu, non c'è nessuna prova. Questa è solo la rifrazione, possiamo prendere
No, le prove basta che prendi un acquario, l'hanno fatto da poco. Piero, glielo spieghi te che sei bravo. prova in laboratorio, una Io prova non è che vera. spiego, c'è già. Vedi la roba che va su, così ti Scusate approfitta di San Francisco. un Ci sta? attimo. Io di notte con il telescopio, io ho un telescopio potente professionale perché sono anni che sono appassionato di astronomia e più volte ho portato un telescopio che pesa più di 120 Porca kg puttana. e ho portato la gente di notte, e specialmente in Costa Azzurra, a vedere esattamente dal porto di Marsiglia le navi che partono, che poi dopo di notte, attenzione, non possiamo parlare di refrazione. E quindi La queste rifrazione è dovuta da una diversa densità del Aspetta, aspetta. mezzo, quindi ci può stare anche di notte. La Sì. rifrazione non è dovuta dalla luce, No, ma no, dalla no. densità, No, dall'umidità. questo non è provato però. Però di Come notte. non è provato? Voglio finire. Sì, Di scusa. notte queste barche, le persone che le vedevano scomparire all'orizzonte, quando io dicevo vieni qua, metti l'occhio qui al telescopio, ebbene queste persone per almeno 15 minuti continuavano a vedere la barca, perché normalmente la potenza del telescopio dopo, non tanto per la rifrazione, ma per, diciamo, l'atmosfera che impedisce al telescopio di andare oltre. È diverso quando tu invece vai a guardare il cielo. Prima cosa. Seconda cosa, lì quando lui ha fatto vedere il Monviso, ma c'è un altro aspetto. Il lago in Bolivia, che è il lago più grande del mondo, che è un lago salato, completamente piatto, esteso per ben 154 km, dove si fanno anche le gare di quelle macchine famose che non so che si chiamano, che cercano di superare il record di velocità a Mach 1, Mach 2, no? Per lì, se la Terra fosse curva, a un certo punto dovrebbero proprio impennarsi. Si alza per aria, sì. Capito? Quindi abbiamo delle prove empiriche che non può, ma prima di tutto è la meccanica dei fluidi. La meccanica dei fluidi è la prova empirica che l'acqua non può curvarsi, quindi non Sì, può essere non può. alcuna Scusami, Pier, posso dirti curvatura. una cosa a riguardo l'acqua che non può curvare? Perché in effetti l'acqua con una carica elettrostatica può curvare. Questo non lo possiamo mettere in dubbio e sappiamo che la Terra ha una carica negativa che attrae l'acqua e sappiamo che la plasmosfera ha una carica positiva che respinge l'acqua. Quindi dire che l'acqua non può curvare quando in effetti curva in presenza di cariche elettrostatiche, sapendo che abbiamo queste cariche sopra e sotto, non possiamo dire che l'acqua non può curvare, senza prendere in considerazione le reti di frequenze Schumann, Hartmann e tutte le altre, perché noi già sappiamo nella cinematica come appunto una semplice nota, una semplice vibrazione può comunque mantenere l'acqua compatta in un certo modo. Quindi l'acqua non curva quando non sono presenti queste cose che però nella nostra terra sono presenti. Io non ho esattamente i dati di questo, però la mia credenza di questo modello, dopo tante ricerche che ho fatto, Gianni mi conosce da tantissimi anni, abbiamo fatto questo percorso insieme, insomma sono 4 anni fa ero terrapiattista e sono passata a quest'altro modello. Quindi le conosco tutte le tue prove, le ho passate e Ma una adesso ho cosa è la cambiato idea, ricerca. però comunque questo live non l'ho fatta per dibattere sulla forma della No, Terra. no, 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 però una cosa è la ricerca, Per una cosa quello è ci cercare. organizziamo. Per quello ci Sì, organizziamo. facciamo una cosa più specifica. Perché? Però non dibattito, è dialogo. No, 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 sì, Assolutamente. confronto di esperienze, perché a me Sì. interessa, cioè, vedi che non sto ridendo, per cui a me interessa veramente di capire che cazzo. Se magari hai No. qualche elemento, dato che non ci siamo sentiti per tanto tempo, Sì, 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 sì. allora magari Ci hai sono spiegato diversi qualcosa. elementi, comunque ci sono diversi elementi che per me sono totalmente coerenti, però magari appunto un'altra volta perché so Sì, cose sì, sì. comunque da rivedere con calma, poi possiamo parlare dell'angolazione solare sia in ogni parte del mondo, perché comunque abbiamo un'angolazione solare, possiamo parlare della triangolazione, possiamo parlare appunto della gravità elettrostatica, possiamo parlare delle forme, possiamo parlare dal micro al macro, possiamo Guarda, parlare di tante cose. però io posso tutto è tanto confermare teorico questo qui, eh. Occhio, occhio perché è tutto teorico. che... Sì, io dico, posso confermare che magari il modello è sbagliato, però
c'è veramente una valanga di informazioni interessanti che secondo me valgono la pena essere ascoltate. Cioè, non sto dicendo niente, perché comunque il mio atteggiamento è quello di ricercare e di sapere. Sì, il punto è ci che stanno abbiamo... osservazioni che... interessanti e importanti, come appunto l'anisotropia della velocità della luce, oppure appunto il pendolo paraconico e i risultati che rileva. Insomma, ci sono dati interessanti da analizzare e secondo me bisogna partire da zero, non partire dalla forma della Terra, ma partire dai esatto. dati è e quello il discorso ricostruirla. Io... sì. Ma anche perché non... obiettivamente non si ha tanto del modello. A livello teorico c'ha il suo fascino, però è sempre quello che è ricerca, ragazzi. È ricerca. E poi sti cavoli. Ma poi sti cavoli, alla fine siamo andati, cioè nel senso, le persone vanno sempre d'accordo, poi quando c'è qualche argomento... Allora, vola per aria. Sembra che vola. Col miraggio, no? Vabbè, raga. Allora, cazzo. Facciamo, chiudiamo, vediamo in chat. Sì, sì, dai. Ma sì, dai, li abbiamo anche fatti fare troppo tardi. Sì. Spero sia stato utile a qualcuno, ragazzi, come sempre. Grazie a Pietro, che ho avuto molto piacere di conoscerlo. Grande Pietro. Grazie. La chat si è infiammata. Mi fai un favore, mi incolli per comodità, senza che ti cerco, anche se... dopo mi diranno, ah, non sei un ricercatore. Mi incolli il tuo canale sulla chat qua del video. Sì, 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 incollaci il canale, così andiamo a vedere il canale. Perché ti ho visto, ma non credo di essermi iscritto e quindi non... ce ne vedo tantissimi, sicuramente non posso iscrivermi a tutti. Allora, per favore, incollami sulla chat. Sì, sì, ho appena aperto un po' il discorso sulla... la forma della Terra è partita un po' la parte. No, ma è dimostrazione che è interessante. Oh, ma perché no? Ma sono arrabbiati? È vita. No. Caccia alla strega. Sì. No, l'ultima cosa che volevo dire prima di salutare tutti quanti voi è che sono circa più o meno, saranno una, non so, 10 anni, 12 anni che si parla nel web di terra piatta. Io da quando ero bambino ho sempre avuto la passione per l'astronomia e quindi il telescopio lo usavo non solo per guardare il cielo ma per guardare anche la terra. E già quando ero piccolo a scuola mi insegnavano che le barche scomparivano all'orizzonte così. Io già a 15 anni mi portavo in Calabria il telescopio, a quei tempi non potente come quello che è oggi, e mi domandavo, ma cavolo, ma io qui la nave la continuo a vedere. E quando domandai al professore al liceo, feci una domanda, questa domanda al professore, il professore, sapete che risposta mi diede? Lascia perdere queste storie. Questa fu la risposta del professore, lascia perdere queste storie. La scienza sa benissimo esattamente, noi non sappiamo esattamente com'è esattamente la forma della Terra, se circolare, rettangolare, ma sappiamo una cosa, e questo poi dopo, una cosa è quello che uno fa le ricerche, una cosa è quello che vede con i propri occhi, perché questo è importante. È quello che assolutamente. Calcola, io sono arrivata fino a Balaton per vedere un laser sopra quel lago. Io sono per il vedere, io mi stampo tutte le pubblicazioni scientifiche perché poi mi piace sottolineare, mettere gli adesivi, che anche se quello non l'ho fatta io la ricerca, però comunque me le studio e me le ristudio. E tutti gli esperimenti, insomma, per me è un piacere poter fare degli esperimenti perché non si smette mai di imparare. Uno deve fare l'esperimento non per dimostrare una teoria, ma per capire. Esatto, ma infatti per capire non è che perché uno deve dimostrare l'atteggiato. Giusto, concordo. Sì, sì. È facile fare un esperimento per dimostrare qualcosa. Non è facile però fare un esperimento senza... E guardare, leggere, analizzare i risultati. Cioè, volendo uno può dimostrare quello che vuole, se vuole. Non so se mi spiego. Sì. Vabbè, io, come voi mi conoscete, lo ripeto un'altra volta. Una volta che si scopre l'inganno, per me è fatto. Poi è tutta curiosità.
e quindi sono a mente aperta al riguardo e ci chiacchiero volentieri delle cose che dice Dharma, quindi... no, non che ovviamente le condivido, perché cioè... eh beh, vedremo dai, in futuro, chissà. Ma poi chi se ne frega, cioè, ma chi se ne frega, altre... esatto, ci sono tante altre cose belle, no, brava, di cui abbiamo parlato oggi, di cui abbiamo parlato, di condividere, sì, sì. Cioè, nel senso... questo concordo pienamente, perché se uno si fossilizza nella sua vita in una terra piatta è un povero cretino. Eh beh. Io, in qualsiasi cosa tu lo fai, lo sei, no, più che altro perché io la prima cosa che mi sono incominciato a domandare quando ho preso consapevolezza di me stesso è perché esisto. Questo sì. No, ma secondo me pure nel caso d'arma, no, della discussione, così, che è un argomento delicato, è pure un'occasione per far vedere come si può dialogare tranquillamente, esporre i concetti. Infatti lo faremo, mi stavi dicendo che lo faremo. Sì, tra l'altro io promesso. Appena torno al mio amico Puzzone tedesco, le faccio una live con lui parlando Lopard contro Researcher. E quindi va bene anche con cavo contro non cavo. Ah no, ma quello è facile. Ma anche, vabbè, niente, dai, lo faremo un altro giorno. Oh, signori, buonanotte. Devo cacciarvi? Buonanotte, ragazzi. È stato un grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao, Valio. Ciao a tutti.